Bonsoir, Ciao. signor e signore, come Aspetta. state? Come state? Come state? Ah, Caos 39, vengo rapinarvi a Messina. No, Ma che dice? no. È vero, Caos scende a Messina, che non lo sai? Sì. Ci hai parlato No, prima. no, ma no, no, Ma i nostri indirizzi li sanno. ma poi Lo vado a prendere io e ve lo porto. Ma poi che vuoi a Messina, Caos? Non ho capito che cazzo. Felice lo vai a prendere col treno che ti passa sopra casa? No, qui in Calabria. A Messina vado a prendere in Arli alla stazione. Ah, ok, allora va bene, allora A Messina va c'ha l'aereo che gli passa bene. A sopra Messina fa lo casa. scioppone di Elon Musk del Sì, GDR. con l'Harley che fa tutto il figo e poi Calabria, no, raga, vivo sotto il ponte dove passa il treno. Ma infatti dovete sapere che le vostre donazioni a WeGiroll sono tutte per l'assicurazione della moto di Felice. Che non pago niente, dato che è un Harley, io non Vedete, pago dice che non niente. paga le Dice vate il non paga fisco. niente, perché la pagate voi? Perché la pagate voi? Ah, quello è giusto, pagatemi l'Harley, ragazzi. Benzina, i bit, l'assicurazione, le donazioni, azione, Giusto, zione. tutto Cioè. è tutto perfettamente bilanciato come dovrebbe Esattamente. essere. Noi paghiamo la villa a Como, lui si paga le cose alla. Esatto. Però è Harley, cioè, almeno non pagate il Vespino. Buonasera, buonasera a tutti, bentornati alla ma. No, non alla ma. No, No, alla. No, scappi, alla no, ska. No, scherzo. Goggi. No. Aspetta, come si Le viene? Co no, chiavi, la le luminescenza, chiavi. aspetta. Com'è che cominciavano le fiabe? C'era una volta. C'era una volta. No, C'era una no. volta. Nome live trovato. Nome C'era live c'era una una volta. E quindi le papere. No, le papere Le no, papere aspetta. no, le no, papere no, lasciamo basta. restare per ora le papere, specie protetta. Vabbè, no, gol, Gol gol, 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 gol. ha segnato l'Italia. Vabbè, signori, benvenuti, ben ritrovati qui sul canale di Dentination. L'abbiamo detto, in compagnia, qualora non ve ne foste accorti, siamo in live in compagnia del buon Felice D'Agostino del canale Wikiroll, che vi invitiamo Buonasera. a seguire perché sono tutti fighissimi. Residente in via, non lo so. Esatto. Siamo qui per rubare Ah, l'ha ecco detto. fatto, qualcuno gli Il deve dare vostro gatto. tempo. Siamo Ah. per rubare il vostro tempo Ma il in tempo è compagnia di denaro. Roger. È lì. Che fottuto. Basta la Borraccia, cosa. leggi tra le righe, Borraccia, dove devi Leggi fare. tra le Leggi dita. Leggi tra le tra le righe. dita. Leggi tra le dita. Allora, E quindi niente, questa avventura Golden Bolt ci sta piacendo un sacco, la vogliamo giocare. La stiamo giocando, stiamo vogliamo giocando. la vogliamo giocare, la volevamo giocare, la stiamo giocando, ci sta piacendo molto. Borraccia, ma Ricordiamo. tu lo sai qual è la caramella preferita di un ladro? La caramella preferita di un ladro, Volevo essere serio, ragazzi. quella alla carruba, che ne so. Vabbè, scusa, pensavo non sapesse. Pensavo non lo sapesse, invece lo sapevo. Vabbè, Ma prego. l'app era scritto. Si No, arruba. Vabbè, Fradib ha scritto si arruba e ti è venuta la. Sì, da lì è l'avevo giunta la vinto. carruba in realtà. Vabbè. E niente, sì, è Sto il zitto. Humberfake, hai fallito. Siamo deconcentrati stasera, ma perché? Perché Ci fatto caso. voglio sapere come va a finire, perché c'è una situazione di merda la Siamo scorsa volta. rimasti È lì vero. così. Stiamo Allora, ragazzi, stemperando. io direi di non perderci in chiacchiere. E mandarci subito nel layout di gioco, così facciamo il recap. Fai i ringrazi prima, mi raccomando, falli se li Minchia, devi il fare, talk più fallo. veloce della storia è stato questo. Si ruba stasera. Blue Cap 91, grazie mille per esserti venuto al tavolo per la prima volta. Un calorosissimo benvenuto, benvenuta. Grazie mille, Blue Cap. Grazie anche a Eravanliadon per i suoi 6 mesi assieme a noi. Rischia buona sessione dei Illuminati. Grazie mille, Maladion. Desmond Moats, grazie per i tuoi 5 mesi assieme a noi, grazie mille. E ringraziamo Ernada 1998 per i suoi 30 mesi assieme a noi. Buonasera. Ah, ma stasera si fa come la Juve, ma quanto è bella la Johnny. Non lo Mi posso dire. dissolvo, ma so, conosco il ragazzo e garantisco per lui dicendo che sta scherzando. Garantisco per lui. È tutto un Garantisco per gioco. lui. È tutto un gioco. Ernada. Allora, ragazzi, posso cominciare? Assolutamente. Sì. Ok, grazie per avermelo concesso. Ce l'hai Allora, preso. ragazzi, farò un recap
una cosa particolare è successa nell'ultima sessione alla fine, ma ci arriviamo. All'inizio della sessione, quindi durante la scorsa sessione, vi siete finalmente riusciti a intrufolare in questo complesso di questa gilda dei ladri, nota come Mano Agile. Avete dunque superato la parte dei sotterranei, che avete appreso è una parte specifica in cui i membri di questa organizzazione si allenano per fare determinate cose da ladri, da malfattori, esatto, anche probabilmente per orientarsi, per coordinarsi un po' tra di loro, e siete riusciti a superarla senza troppi problemi, creando quel pelo di rumore che però apparentemente non ha allertato effettivamente qualcuno. Tutto sta filando liscio quando non venite erroneamente scoperti in qualche modo, una volta saliti, da un nano che in quel momento stava pattugliando, ossia stava sonnecchiando in realtà, nei pressi dell'ufficio, quella stanza che ricordava un po' essere una reception, perché ricordiamo che in questo complesso, che sembra essere diviso in due parti, c'è una parte in cui alloggia il capogilda e una parte in cui alloggiano degli ospiti, in cui non sapete quale sia effettivamente lo scopo, ma sapete appunto che funge in qualche modo da piccola locanda barra stalla questa parte dell'edificio in cui siete. Esplorate un po' e decidete dunque di andare in qualche modo avanti, e riuscite a sentire un certo vociare dal giardino. In particolare il personaggio di Felice, Placebo, ha lanciato un incantesimo su quella persona che vi ha effettivamente scoperti, suggerendogli di andare a controllare i cani per tutta la notte. Questa cosa leggermente impensierisce qualcuno, ma voi comunque, parati dalla magia in qualche modo di Placebo, decidete di andare avanti e iniziate a sentire un certo vociare, quasi dei sussurri, provenire al piano di sopra. Avete tentato di origliare la conversazione, ci prova principalmente Biancolatte, ma qualcosa è andato storto, qualcosa va terribilmente storto, e attirate l'attenzione appunto di quello che vi sembra a tutti gli effetti essere Wish, la persona che vi sembra essere tra le più pericolose qui all'interno. Vi mostro anche l'immagine: nonostante sia un nano, vi è stato detto che è un sicario ed è particolarmente bravo sempre in quello che fa, tanto da essere chiamato il maestro dei corvi, perché oltre ad essere un sicario è anche un maestro delle spie in qualche modo. Questa persona dunque, catturata dai rumori che sente oltre la porta, spalanca la porta, e mentre Placebo e Woland riescono in qualche modo a nascondersi dietro gli angoli, Biancolatte scivola lentamente dal tetto. Avevi provato a nasconderti, Biancolatte, e viene letteralmente guardato nelle palle degli occhi da questo nano, che emette un sussulto. Si riprende da qui. Dunque, vi era stato detto che poteva capitare. Biancolatte in particolar modo ce l'hai tu davanti. Gli altri hanno comunque capito in qualche modo la situazione. Vi era stato detto che c'era il rischio di essere scoperti. In quel momento, Biancolatte, nel momento in cui la porta viene spalancata e lo sguardo di Wish vuoto perché è occultato da questa maschera incrocia i tuoi occhi, decidi di entrare all'azione. Avete un round di sorpresa ciascuno, perché eravate abituati, eravate pronti alle degenze di essere scoperti. Quindi, impostata come se fosse quasi un combattimento, movimento e azione. Prego, round di sorpresa. Prego un cazzo. Allora, attualmente come decidiamo di agire? Aspetta un secondo, perché attualmente ha individuato solo me. Quindi sì, attualmente sono solo io quello coinvolto. L'ordine di iniziativa è Biancolatte, Woland e Placebo. In ordine esattamente di come siete piazzate, quindi a chi viene facile agire prima. Biancolatte sarà il primo ad agire perché ce l'ha direttamente davanti. Ok.
Allora, dunque, lui mi ha visto dietro. Senti, poi quella S che dovrebbe essere lo stormo. Poi dimmi cosa sta facendo. Dimenticato, okay. Mi sono dimenticato di descrivervi effettivamente la scena. Quando la porta viene spalancata, vedete appunto questo nano con questa lunga spada. E dietro di lui diversi corvi svolazzare qua e là, come agitati dietro di lui. Biancolatte, la scena comunque accade molto velocemente, quindi per il momento non posso dirti, non posso darti altre informazioni su come si muove lo stormo, se non che lì, accanto appunto a Guish, nella stanza, c'è un'altra persona, di cui ti mostro anche l'immagine. Sembra una persona anziana, dalle vesti lunghe, la barba lunga e il volto leggermente abbronzato, effettivamente. In questo caso non ha questa espressione, in questo momento è appoggiato al muro, come fosse spaventato effettivamente dalla tua presenza. Non ti sembra equipaggiato, comunque, non ti sembra portare con sé armi o armature, qualcosa del genere. Ti sembra una persona comune, apparentemente. Ok. Questa persona che è dall'altro lato della stanza, quindi io riesco a vedere da questa angolazione qui, quindi deduco che è dall'altro, è, cioè, normale, lo vedo in che stato di emotivo è, cioè coinvolto era coinvolto nella discussione, lo vedo agitato, è legato, cioè, non è legato, è attaccato al muro come se stesse cercando riparo, ok quindi passano tipo pochissimi secondi, è molto spaventato guardando la direzione della porta. Ok, abbiamo un round di sorpresa. Benissimo. Dunque, io vedo questo Guish davanti a me. Da come l'hanno descritto, guardando le note, Guish è un sicario spia, uno dei migliori, quindi sicuramente non è un deficiente a quel che si può prendere in giro così facilmente, anche perché un sicario sicuramente non è un tipo stupido per fare il sicario, soprattutto anche capo delle spie. Quindi faccio questo, mi sposto qui, dopodiché vorrei utilizzare un tratto del ladro indagatore che si chiama intuito per il combattimento. Io devo fare un tiro, una prova contrapposta, come azione bonus effetti una prova di saggezza, intuizione, contro una creatura che puoi vedere che non sia inabile, quindi Guish. Contestata all'inganno del bersaglio. Se è successo, puoi utilizzare il tuo attacco furtivo contro quel bersaglio, anche se non hai vantaggio sul tiro per colpire. Ma non se hai vantaggio su di esso, vabbè, ok. Questo vantaggio dura per un minuto, fino a quando non usi con successo questo privilegio contro un bersaglio diverso. Quindi praticamente avrai vantaggio contro di lui per l'attacco furtivo. È fortissima sta cosa. Quindi lui ti deve fare insight? Lui deve fare inganno, quindi... Perché lui dovrebbe ingannarti? No, Biancolatte inganna. Forse è il contrario. Io inganno e lui... Insight. Ma hai chiuso la porta dalla mappa? Perché non vedo più... No, non ho chiuso niente. Sì, il mio. Non lo vedo più. Aspetta. Ok, me la dava chiusa, sì. Ah, ok. Allora, io devo fare deception. Ah, ok, e lui deve fare insight. Sì, perché sì, me lo rileggo un attimo perché ora mi sto fatto vedere. No, allora, come azione bonus effettui una prova di saggezza e intuizione, giusto, allora era. Quindi io facevo insight, è giusto. Ma lui deve fare inganno. E lui deve fare deception. Particolare. Contestata la prova di carisma, inganno del bersaglio. Non so perché hanno deciso di... Non è il contrario, scusa. No, fallo al contrario, sono abbastanza sicuro che sia al contrario. No, forse è vero, perché lui non vuole far scoprire le sue intenzioni, ma tu vuoi intuirle. È quello, dovrebbe essere così. Io te l'ho preso Inquisitor, quinta, aspetta un attimo. Mi pare strano, perché tu comunque lo stai cercando di ingannare, lui deve capire se lo stai pigliando per culo. No, lui vuole scoprire le sue intenzioni, sta indagando sulle sue cose, capito? Allora è giusto. Sì, sì. Ok, quindi sta a lui a quanto è bravo nasconderlo, va bene, esatto. Va bene. Quindi insight, io faccio insight, ho più 8 e faccio ovviamente un 13. 7. Ah, oh. Grazie a Dio.
Ok, posso fare un furtivo contro di lui. Caro Master, okay, noi possiamo utilizzare i danni non letali, giusto? Sì, però perfetto, dimmi esattamente quello che fai. Ok, quello che voglio, la cosa più importante per me è che non si dia l'allarme. Quindi punterò con l'elsa della, del pugnale, scusami, del, della spada corta verso la sua bocca, che attualmente è coperta dalla maschera. Quindi vorrei tipo dargli un colpo di elsa sulla, sui denti, per non farlo, in un certo senso, farlo urlare. Quindi provo a attaccarlo con vantaggio. Con vantaggio, vai, vai. Stavo tirando così. Ok, ti prego, San Pietro delle chiavi della Golden Bolt. Ok, lo prendi. Ok. Un momento. Vado di attacco furtivo. Aspetta, mi metto l'effetto. Ho messo, no, bianco latte. Perfetto. Vado con dritto becco, spada corta. Buono, 24 danni. Ottimo. Il bianco latte. Effetto una capriola. Estrai il tuo pugnale. Lui fa fatica a individuarti subito, perché è proprio sconvolto ancora da quello che ha visto. Ok. Sbuchi alle, praticamente all'altezza del suo mento, sfruttando il fatto che sia abbastanza basso, quasi più basso di te, tra virgolette, ti alzi dando un montante col tuo pugnale. Senti un crack da parte del suo mento, appunto, e vedi che appunto lo getti quasi a terra. In quel momento, esatto, scuote la testa. Dopodiché, con la mia azione bonus l'ho usata, il movimento, ancora c'ho il movimento, dato che loro sono là, mi sposto qui, correndo veloce, cercando appunto di... No, anzi, mi sposto qui e basta, concludo il turno, perché in questo round di sorpresa penso che conti un turno in più, quindi concludo il mio turno lì, Master. Sì, 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 poi rollere d'iniziativa. Ok, sì. Ok, Woland, mentre sbuchi dall'angolo, vedi la scena di biancolatte che appunto da questo colpo molto forte a Wish lo butta a terra. I corvi iniziano ad agitarsi dietro di lui, a svolazzare qua e là nella stanza, e vedi che biancolatte effettua un balzo. Cosa fai? Ok, allora ti faccio una domanda, Master. Charm Person significa cioè l'effetto che fa semplicemente vedere come amico, tra virgolette, la persona che ha lanciato l'incantesimo, oppure nel mente posso anche fargli intendere qualcosa? Non so se mi sono spiegato. Allora, che se non sbaglio te lo rende semplicemente friendly. Okay. Come charm su persone? Ma è solo nei tuoi di confronti. Is charmed by you until the spell ends. Okay. Quindi okay, solo nei miei confronti. The charmed creature regards you as a friendly acquaintance. Ok, quindi però se non sbaglio hai svantaggio a questa prova se lui è già in fase ostile, cioè se è stato attaccato. Allora, cosa volete sapere? Lo scrivo anche in italiano qui. Sì, it must make a wisdom saving throw and does so with advantage if you or your companions are fighting it. Okay, quindi niente, lo farebbe con... Sì, è con vantaggio, sì. Con no, vantaggio. No, non mi conviene. E invece un'altra cosa. Per quanto riguarda i danni non letali, ti possono fare con gli attacchi fisici, ma sì, sì, la sì, stessa cosa vale con gli incantesimi? No, credo solo poi con gli attacchi mischi. Ok. E allora mi sa che non ho altre alternative, visto che già Biancolatte è andato lì a menargli. Però potresti, come danno non letale o qualcosa del genere, potresti anche fare un attacco ranged, te lo concedo. Comunque ci sta, le gambe, cosa vai? Esatto. Bello. Alla fine, se ci pensi, sei impegnato in combattimento con me, a te non t'ha visto ancora, quindi potrebbe essere una buona... però ranged non puoi farlo non letale, occhio, eh? No, lo può fare, glielo concedo in questo caso. Ah, ok, vabbè. Hai anche gli artigli da... da bazzi, eh? Sì, lo so. Vabbè, come armi fisiche ho un pugnale da mischia e una balestra leggera. Inventate cose, ma potete anche fare azioni fuori dal combattimento. Comunque stiamo onorando.
Ok. Può fare la qualsiasi. No, no. Ricordo che anche tu l'hai visto. C'è anche un'altra persona là dentro. Ok, ok. E allora prova a fare comunque questa cosa, Master. Io sono ancora appeso, alle travi del tetto. Mi lascio cadere e provo ad andare verso di lui, provando a colpire con l'elso del pugnale dietro la testa, qualora si è girato o stordito dal colpo che gli ha inferto bianco latte. Ok. Hai anche un piccone, ti ricordo. Ah, giusto, anche il piccone. E allora prova a colpirlo con il piatto del piccone, non con la punta. Ok. Voland, ti lasci scivolare via sfruttando i tuoi artigli. Estrai il pesante piccone. Guardi quasi per un attimo, colmo quasi di rabbia e di adrenalina. Temi di essere scoperto. Alzi il tuo piccone e provi a fracassarlo sulla nuca di Dwish, stando comunque attento a non, okay, a non ucciderlo. Ok. È un tiro normale o con vantaggio? No, lo fai con vantaggio, è un round di sorpresa. Ok. No, scusami, ho un 14. Ora fai 20 e lo ammazzi. Vabbè, 18. Okay. 18. Va bene. Grosso, dai, grosso. Okay. Master, si vedono i roll, te lo dico perché non lo so. Cioè, si vedono quando lo colpiamo e quando no. Va bene, okay. Buono. Dico, te lo dico. Ok, prendi il piccone e provi a dargli un colpo. Un altro colpo gli fa girare la testa dall'altro lato. Lui vi guarda sempre meno intontito. Si rialza. Placebo. Anzi, Woland, vuoi muoverti anche? Sì, vorrei provare a muovermi qua. Ok. Mentre lui si rialza, fai un balzo felino molto aggraziato e ti interponi tra lui, i corvi e l'ospite, apparentemente. I corvi iniziano a voleggiare verso la stanza. Woland, percezione, CD 14. Percezione 14. Ok, Woland, guardi la situazione, o meglio, guardi la tua sinistra, i corvi. I corvi vedi che tendono tutti verso l'uscita. Verso la porta dietro di loro. Ok, è aperta quella. Era già aperta quella porta o l'ha aperta qualcuno? Era aperta. Ok. Noi non abbiamo toccato porte. Però. Ok. Istintivamente ti direi, vorrei provare a chiudere la porta vedendo i corvi che stanno volando verso la direzione. Ok, rapidità di mano. CD 13. Rapidità di mano. Ok, si può fare. Forza borraccia, dai. Dai! No! Aspetta. Dai, che ti prego, dimmi che c'è il punto stregoneria. Magical guidance, sì, il punto stregoneria. Oh. Cosa fa? Aggiungi? Ritiro il dado. Ok. Se fallisco un check di abilità. 12. Fuga. Ok. Oh. Provi a tenderti verso la porta. Non ci arrivi. Uno dei corvi ti sbatte la mano. Digrigni i tuoi denti e istintivamente i tuoi poteri stregoneschi si materializzano. Istintivamente la tua mano diventa scheletrica, similmente all'incantesimo mano del mago. E chiude la porta. Questa mano scheletrica e poi ritorna dentro la tua. Bello. Placebo. Allora, io vado un passo indietro e vado alla porta che porta verso queste scale. Okay. C'è una chiave? Alla porta? No, non c'è una chiave, c'è una serratura. Ok, chiudo sta serratura. Ok, quindi chiudi la porta. Okay. Voglio chiudere la porta, chiuderla a chiave e se fa parte della stessa azione vorrei prendere la corda e legare la serratura a un, che so, allo stipite esterno. Comunque voglio impedire in qualsiasi modo che la porta si possa aprire dall'esterno. Fai da palo, l'acerbo. In questo momento sì, voglio passare il tempo a bloccare la porta. Nessuno può entrare se salire da queste scale. E te ci stai chiudendo là. Sì. Allora, te lo dico perché non sei stupido. Attualmente nessuno è sulle vostre tracce, almeno di quello che hai visto tu. Eri l'ultimo della fila, ti sei guardato dietro, non c'era nessuno. Vuoi veramente fare questa cosa? Sì, perché non so se
magari volano i corvi o qualcuno ha sentito rumore. Io non lo so, nel dubbio mi chiudo dentro. Ma tu di una cosa ti devi preoccupare, della concentrazione. Appunto, lo so, e la sto tenendo lì. Chiudi la porta, ok? E ti poni dietro, come a proteggere se eventualmente qualcuno provasse a sfondarla. Ok, signori, iniziativa. Vai. Boom! Grosso 23. Grossissimo 1. È più del tuo solito. Bianco latte. It's up to you. Dai, allora, dunque. Potresti ancora salvare la situazione prima che sia troppo tardi. Allora, Master, intorno a me le porte aperte ce ne sono per caso? Nope. Tutto chiuso. Ok, i corvi sono a posto sotto questo punto di vista. Questa cosa mi rassicura, i miei occhi si spostano come se, come ad analizzare ogni minimo punto. Dopodiché vorrei chiederti un controllo veloce all'ospite. Cosa sta facendo in questo momento? In questo momento è ancora colto alla sprovvista, appunto pure lui si sta schiacciando contro la parete dietro di lui. Okay. Poi si guarda intorno nevroticamente, guarda la sua giacca, non sai perché. Ok, dopodiché... guardo Woland e faccio Tabaxi. Dopodiché dico solo il tuo nome, non dico altro, che è un modo di darti una svegliata. Dopodiché faccio una cosa. No, i corpi è impossibile quantificarli, è uno stormo e basta. Allora, dopo questo tipo dobbiamo metterlo un attimo sotto scacco. Io ancora seguendo il coso, l'intuito per il combattimento, questo vantaggio dura per un minuto fino a quando non usi con successo questo privilegio contro un bersaglio. Quindi io, questa cosa ragazzi, è fortissima. Peccato che sta su una classe molto roleplay, perché è fortissima l'intuito per il combattimento. Va bene, attacco nuovamente in modo non letale e... Dwish. Lo fai con vantaggio? Ce l'ho già vantaggio, lo mantengo per un minuto su di lui, sì. Ok. Questa cosa è veramente forte. Vado subito. Bello. Grosso. Lo avresti preso. Fatto con furtivo. Grosso. Ah! Grossissimo, ok. Ho fatto morire. Pensavo che se la triggerava qualcosa del brutto. No. Non pensavo che ce l'avresti fatta. Minchia. Non pensavo minimamente. Era pericolosissima la cosa che sta accadendo. Ma non è finita qui. Però, vedi che lui si stava per riprendere, appunto. Ti guarda ad occhi spalancati. Gli è caduta la maschera. È un semplice nano abbastanza barbuto. Ok. Stava per prendere fiato, come a gridare in quel momento. Ma tu sei svelto, bianco latte. Prendi il pugnale e ancora una volta gli dai un colpo secco sulla tempia. Questa volta il colpo gli fa perdere i sensi e cade ai suoi piedi, lasciando la pesante spada però e cadere per la scala, facendo un po' di rumore. La spada quindi cade, va bene, sì. No? Perché la volevo afferrare con gli artigli e spostarla. Non ci arrivi, cade direttamente dalla scala. Non fa niente, appena vedo che perde i sensi, mi volto immediatamente verso l'ospite e con la cunning action mi sposto qui e comincio a fuoriuscire un calzino. Nel mio inventario ho sei calzini. Mi sono fatto comprare dei calzini nella fase di acquisti. E comincio a uscirlo e a chiuderlo su se stesso, quindi per metterglielo in bocca. Ok. Da background, il tuo personaggio dove è stato? È stato in qualche parte del mondo specifica? Io sono cresciuto nei boschi di Neverwinter, nei sobborghi di Neverwinter, poi dopodiché mi sono spostato verso giù. Quindi sono stato... Tu, Woland? Io diciamo che ho vissuto in diverse città, quindi sono stato abbastanza girovago nel mio... Nella Costa della Spada? Sì, sempre da quelle parti. Ok, entrambi sentite che inizia a farne dicare qualcosa in una lingua a voi sconosciuta, forse l'avete...
sentita qualche volta da qualche parte, vi sembra collegata a qualche altra parte del mondo, ma non ricordate, a delle... È piena di K, di suoni molto molto duri, molto quasi rurali per certi versi. Ok, Master, te lo dico molto brevemente, non mi interessa che lingua parli, in questo momento deve solo stare zitto. Potrebbe parlare anche la lingua degli dei, ma deve solo stare zitto in questo momento. Quindi quello che farò, non so se adesso o il prossimo turno, dimmi tu, prenderò questo calzino e glielo... ci credo un pezzo a bocca. È un attacco non letale, quindi... Aspetto il prossimo, quindi. Esatto. Ok, concludo il mio turno. Toccherebbe a Dwish, poi a Placebo. Placebo, senti che dalla porta niente si muove per il momento, ma... Ok. Con... aguzzando i tuoi orecchi e le tue orecchie, più degli altri, senti rumori nelle stanze intorno a te. Senti tipo movimenti, proprio piedi, come se qualcuno fosse in piedi. Nella stanza fai dei calcoli, immagini, visualizzi quasi la mappa. Ti viene in mente appunto Walid che la disegna e tutto scorre molto velocemente davanti a te. Ti sembra la porta alla tua destra, quella sopra a destra. Ok. Faccio questo, sono preso dal panico, non dovevamo innescare una fight, dovevamo essere silenziosi. Preso dal panico, abbandono la porta, prendo il gatto che sta sulle scale, vado in avanti e lancio il gatto in mezzo allo stormo di corvi. Ok, a fare questo gatto... Questo gatto viene lanciato contro lo stormo e tira... con arma improvvisata. Perfetto, quindi ti faccio un di forza, puro. Forza, come se fosse da mischia, però farà un D4 in caso. Ok. Faccio un 17. Non era un check, era un attacco per colpire, comunque l'hai preso. Sì, perché non aggiungo competenze, quindi è praticamente quello più... cioè forza direttamente. Sì, non voglio fare danno, voglio lanciarlo in mezzo ai corvi. Il mio intento è o di disperderli un attimo o sperare che i corvi siano spaventati dal gap. Lancia comunque un D4, per favore. Lo faccio subito. 3. Ok, vedi che il gatto viene lanciato in mezzo a questi corvi che iniziano a morderlo. Ok. Oh. Iniziano proprio a massacrarlo, a girarli intorno e a picchiettare ovunque per il nervosismo. Vedi questo gatto che dopo poco si accascia al centro di questo stormo che gira in modo quasi avvolgendolo. Hai ucciso il gatto, complimenti. No! Io volevo che si spaventassero e che scappassero. No. Ma che cazzo fai? No, vabbè, era una giocata. Ok. Lo stormo. Lo stormo inizia a fare un baccano gracchiando ovunque in ogni parte della stanza. Sentite vociare intorno a voi, ok? Sentite diverse voci. Non riuscite a capire cosa dicono. In questo momento però l'allerta sale di un livello. Quindi punto, senza voto. Vai, borraccia. Vabbè. A posto. Si sale a livello di allerta 2. Per il resto, dopo aver fatto questi versi e avendo risvegliato in qualche modo parte degli ospiti nella locanda, provano ad attaccare Woland. Ok. Quindi uno stormo ti arriva e prova a beccarti in ogni angolo del tuo corpo, provando appunto a prenderti. Ti prendono. Forse era meglio se li attaccavi, Feli. Ok. Sulle tue spalle degli artigli e delle beccate continue ti fanno perdere un po' di sangue che schizza a terra. Okay. Dettaglio importante. Poi i corvi si spostano. Iniziano a diventare quasi una massa unica. Vedete comunque che non si tratta di corvi normali. Si tratta quasi di... tra virgolette dei famigli animali, però non vedete della magia in loro. Forse sono veramente addestrati, forse questo Wish in qualche modo li ha addestrati ed è per questo motivo che forse lo chiamano maestro dei corvi. Fatto sta che formano una sorta di palla che prova a spingere la porta, aprendola, spalancandola. Finisce qui il turno dello stormo. Wolom.
Così capaci sono da aprire una porta? Sì. Vabbè, devi pensare comunque che picchiettano non e continuano a muoversi, eh. Ok. Sono considerati comunque un mostro, tra virgolette. Ok, ok. Una domanda, Master. Questo sciame di corvi, più o meno quanti sono? Sono tanti? Saranno 8, 9, ma no. Girano in ogni angolo della stanza e poi si radunano in un punto. Diciamo che il punto in cui sono loro è fittizio per considerare la loro idea di dove stiano andando, di dove sia più facile incontrarli, ma sono davvero ovunque in questo momento. Che palle sta cosa. Mi era venuta in mente la cosa. Però devi toglierli di mezzo, c'è il balcone lì, non esiste questa cosa. Mi era venuta in mente una cosa, però dicendo che sono tanti non lo so quanto possa essere utile. Cosa vorresti fare? Altra domanda, Master. Sono considerati una creatura, quindi vabbè, se vuoi cercare di assoggettarli o fare cazzate che bersagliano una creatura, sappi che puoi bersagliarli tutti. Quindi vale come mente alveare in quel caso. Sì, okay. Lo sciame funziona così. Lo sciame. Questo avrebbe senso, però non potrei sciarmarli perché siamo in combattimento con loro. Quello che stavo pensando è, se provassi a nasconderli, tra virgolette, dentro la borsa conservante, tipo raccogliendoli, strapperebbero la borsa all'interno, succederebbe un casino? Non lo so, puoi rischiare. Non te lo so sul serio dire. No, non dico niente. Non te lo so sul serio dire, Borraccia, genuinamente. Visto che il master non te lo sa dire. No, so già. Se lui lo vuole fare, deciderà chi ruolerà la borsa conservante in quel caso. No, sarebbe troppo rischi in questo caso. Non ti fidi dei nostri utenti? Comunque, Borraccio, secondo me dico i miei 2 centesimi ne direi di merda, però. Allora, era comunque un'idea la mia, non ho detto che l'avrei applicata. Era un'idea per capire, capiamo. Capiamo. Allora. Minchia, è brutta la situazione qua. Io ti garantisco che per prenderli tutti basta un semplice attacco in mischia, che non farà danni ma farà questa cosa. Poi deciderà la chat. Io non ho idea di che incantesimi hai, Borraccia. Di danno c'ho qualcosa, ma non troppo. Ho incantesimi di utility. Per cui se qua una rete poteva servire comunque. Una rete. No! Sapone ha preso, no, la rete. Porchetta e sapone. Intanto, Jericho. Mi fischiano le orecchie. Sì, no. È vero. Non so veramente che cazzo fare. Master, provo a lanciare un incantesimo verso lo stormo di corvi. Ok, che incantesimo? Lo lancio con componenti verbali somatiche annullate. Capisco. Spell. Provo a lanciare Shocking Grasp trovandoli là in mischia. Quale? Shocking Grasp. Shocking Grasp. Ok. Aspetta, volgurante. Ah, ok. E non posso effettuare reazioni, bello. Li prendi. 17. Le lo 7 male sono 2 di 10, vero? Sì, al 5. Al 5 diventa più forte. 10 danni. Ok, che effetti aggiuntivi ha? Semplicemente non possono fare attacchi di opportunità e effettuare reazioni fino all'inizio del prossimo turno. Ok. Emani dalla tua zampa, emani questi fulmini che elettrificano diversi corvi che rimangono immobili, mentre altri continuano a girovagare ovunque nella stanza, continuando a gracchiare. Ok, vista la cosa che li ho temporaneamente folgorati, vorrei mettermi davanti alla porta e chiuderla, in modo tale che poi facciano fatica ad aprirla. Mi metto io davanti come scudo. Ok, la puoi chiudere direttamente dalla tua posizione, da dove sei qua. Okay. E se ti vuoi mettere qua non puoi farlo, in quanto ti interporresti con la porta. Quindi o dentro o fuori. Non riesco a stare tipo messo davanti alla porta così? Di lato? Sì, ma la porta rimane chiusa. Io voglio che la porta rimanga chiusa. Però visto che i corvi volevano andare verso quel lato... Mm-hmm. Riesco a mettermi davanti la porta per non cercare di non farli passare, di respingerli qualora si avventino verso la porta?
Ah, sì, 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 lo puoi fare. Tanto comunque uno sciame non occupano uno spazio fisico. Ok, allora. Quindi è come se tu in questo momento considerati qua, ok? Ok, va bene, perfetto. Perfetto. Ok. Questo è il mio turno. Bianco latte. Bianco latte, allora. Vedi che intorno Woland ci sono un sacco di corvi. Che iniziano appunto a fare davvero un baccano. Che io non posso sbrigare tutto, qualcosa devono sbrigarla anche loro. Perché ora c'è il tizio che io non ho idea. Cioè, non ho idea di che. Allora. Ah, scusami, mi sono dimenticato una cosa, perdonami. Dopo Woland. Sì, toccava al tizio. Il tizio. Oddio. Ah, non l'ho visto sul Combat Tracker, quindi non so. Sì, 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 sì. Il tizio inizia a farfugliare qualcosa come avevo descritto. Poi inizia a prendere una cosa nella sua giacca. Biancolatte lo vedi con un angolo dei tuoi occhi. Sembra essere un mazzo di chiavi, anch'esso, molto più piccolo. E apre la porta. Questa porta. E effettua questo movimento. Poi vedo. Chiude la porta. Ma non faccio niente mentre sta facendo. Non genera questo, attacco, no? Di opportunità. Fa un passetto. Fa un passetto. Uno, due. Ah, ok. Quindi, sfruttando un attimo di distrazione che hai nel momento in cui guardi Woland avvolto da questi corvi, fa uno scatto verso la porta, quasi sfondandola. E dall'altro lato, mentre la chiude, provi a bloccarlo. Non ci riesci. E senti un cazzo. 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 Ora bianco latte, tocca a te. Questo non ci voleva. Direi di no. Ragazzi. Nicchia. Questo tipo lo devo raggiungere. Ok. Faccio una cosa allora. Visto che non abbiamo tempo di fare grimaldelli, cazzi e mazzi, immediatamente esco il piede di porco. Ok, usare il piede di porco impegnerà la tua azione. Questa è la mia azione. Avevo preventivato che era già la mia azione. Ok. La porta è di legno, master. La porta è di legno, non è tanto difficile scardinarla, però sappi che creerà molto probabilmente dei danni permanenti alla struttura. Sei sicuro di volerlo fare? Scusa se mi prendo un attimo. No, no, non ti preoccupare. È una situazione un po' più di questa. Vabbè. Gatto. Povero gatto. Vabbè, gatto. Il mago che tira i gatti, non i fulmini. Era una buona idea. Allora. Ma tu avevi lentezza, placebo. E su concentrazione. Ah, giusto. No, placebo, giusto. Placido. Placido. Dominio. Giusto, giusto, su concentrazione. Allora, farò dei danni alla struttura. Per caso devi parare tu? No, ero mago. No, non ce l'ha. Che cazzo. Va bene, io sto vivo, lo devo raggiungere in qualunque modo. Quindi farà dei danni, però questo è e questo devo fare. Basta, piede di porco. Ok, CD 10 su forza. Ok, CD 10 forza. D'accordo. È un 50 e 50, ragazzi. Ovviamente 9. Va bene. Provi a fare forza, vedi che la porta a malapena fa uno spiraglio. Poi ti faccio una domanda: vuoi continuare a fare forza? Io sto tipo non lo possiamo lasciare là. No. Non più, quindi sì. Ok, verrà trattato come un 10, ma creerà un fortissimo rumore. La porta si apre. Ok. La porta non esiste più. Ok. Non appena mi cade dietro di lui. Lui. Prova a indietreggiare.
Ok, appena appena tipo rimane lì, gli... io non, purtroppo la sua lingua non la parlo, a quanto pare. Quindi no, posso vedere la sua voce, non la sua lingua. Ok, appena lui fa io gli faccio in questo modo qui, provo a calmarlo con l'ultima mia, la versione bonus. Ti chiedo un round di persuasione, cioè cerco di fargli capire che non ho cattive intenzioni, ma che deve stare zitto, se me lo concedi. Con la mia azione bonus concludo il turno. Sei mutato, Envil. Come vuoi fare, scusami, ruolala. Allora, quando lui la porta si apre, lui si mette a fare tipo non appena mi vede, quindi sono visibile, lascio cadere, cioè mi rimetto nel cinturone, il piede di porco, e cerco di fargli capire che non voglio fargli male, ma deve stare zitto. Gli faccio cercando di fare okay, così con le okay, mani mezzo, okay. E fargli così davanti al becco. Ok, persuasione CD 11. Ho un più 2. Aspetta, che mo se ho qualche abilità, occhio per i dettagli, perché intuito per il combattimento, nulla, va bene. Ok, lui farà, si guarderà a sinistra e destra spaventato, però per il momento non farà nulla, alza le mani e rimane immobile per il momento. Questa è la mia azione, concludo qui, ho già fatto abbastanza. Vai. Ok, sorry, placebo. Allora, io devo fare una stronzata allucinante. No, bravo. Però gli giustifico dicendo che placebo non vede quello che è successo con Biancolatte. Siamo contro di te, no contro la storia. Lo so. Io faccio questo. Mi avvicino al corpo riverso a terra del nano. Mm-hmm. Tiro fuori la mia giara alchemica. Io so che stanno arrivando persone, perché io ho sentito i rumori. Quindi io agisco soltanto allarmato da questo, per giustificarmi dagli improveri di Aberdeen fra poco. Quindi che faccio? Prendo la giara alchemica, dico vino, e verso un po' di vino sul corpo a terra del nano. Dopodiché io ho ancora la mia azione a disposizione, o funziona così? Tu stai utilizzando un oggetto. Sì, sto utilizzando già l'area alchemica. Però no, non è la tua azione. Utilizzo illusione minore per riprodurre la voce del taverniere che sta sotto, dicendo: smettetela di litigare, ubriaconi, io devo andare a controllare i cani. Fine turno. Ok. Ho capito il tuo piano. Placebo, agiti la tua giara magica. La giara si, nel momento in cui sussurri vino, la giara si riempie di vino. Lo riversi sopra Guish. Biancolatte, vedi questa scena. Woland, la vedi anche tu mentre provi a stare davanti allo sciame. Poi placebo, lanci l'incantesimo, agiti le tue mani e sentite appunto quello che ha detto placebo. Sentite la voce della persona che parlava sotto, di quel nano, dire appunto: oh, smettetela di litigare, smettetela di bere vino, devo controllare i cani. Poi placebo, guardi i tuoi alleati e la loro attenzione rivolta verso di te. Che altro fai? Ho finito, non posso fare altro. Sì, vuoi dire qualcosa? No, ho usato già il massimo delle azioni disponibili. Non ok, ti vuoi muovere? No, rimango lì. Ok. Lo sciame, dopo poco, inizia ad attaccarti, Woland. Va bene. Ancora. Ma
Iniziano a sbattere l'uno contro l'altro, probabilmente ancora soggetti alla tua magia. Lo vedi che alcuni corvi appaiono visibilmente intontiti, sbattono l'uno contro l'altro, creando un grande disordine che Biancolatte, anche a te, qualcuno entra nella stanza, sbatte a destra e manca e poi ritorna nella posizione in cui erano prima. Waland, potresti avere un attacco. Ok, non posso lanciare un incantesimo ovviamente, però potrei attaccarli con il pugnale. Con il piccone in questo caso. Ah, anche okay, quello, vero, lo stesso cazzo di... Ti conviene usarlo, visto che fa un biot. Fa più male, sì, è vero. Sì. No. Ovviamente. Ma provi... Ma in quel momento lo sciame, anche se è straniato in qualche modo, si divide in due. Senti l'aria. Borraccio, lei usa la porta, sì? Sì, sono davanti la porta io. Ok. I corvi continuano a gracchiare continuamente, tanto che sentite la voce, una voce femminile, dire: ehi, ma che succede? Cos'è questo trambusto? Stavo cercando di riposare, diamine! Sentite l'accento non propriamente di Baldur's Gate. Ora ci penso io a questo, ragazzi, concludete, ci penso io. Voilà. Va bene. Master, sempre davanti alla porta continuo il mio da fare, cercando di buttare giusti corvi di del pippero. Quindi, sempre con subtle spell, shocking grasp verso lo sciame di corvi. Perché di due? Critico! Me ne attira di due, Master, non so perché. Non so perché avevi vantaggio. No, forse ma... ne tirati due e basta. Vabbè, il primo lo prende. Il primo lo prende. Vabbè, prendo il primo. Dai. Peccato. Non me ne attiri. Ma che cosa stai dire? Controlla se hai qualche effetto. 8 e 3, non importa. Non importa. 8 e 3 comunque okay. Li avresti fritti. Ok. Ok. Però, ovviamente, non sono letali. Stuzzicato. Continuamente punzecchiato da questi corvi. Digrigni i tuoi denti. No! Le tue mani iniziano a esalare questi vapori che dopo poco diventano dei fulmini e senti i palmi davanti a te elettrificando tutti i corvi nella stanza. Scoppiettano alcuni prima di fare l'ultimo. Zitti, state zitti. Ok, sentite anche delle dei piccoli scoppietti. Ok, non appena anche questi finiscono, mi volto immediatamente dove abbiamo sentito la voce di donna e riprendo la voce del aspetta, tipo... Aspetta, non tocca a te. Ah, pensavo fosse finita, scusami. No. Il tizio davanti a te, quello che era immobilizzato, ok, fa qualche passo per dietro. Uno. Ok. E due. Puoi fare un attacco di opportunità quello dove desiderassi. No, io ho detto di stare calmo. Se lui tipo lo vedo che tipo continua a scappare verso di me. Continua a scappare da me. Gli salgo. Lui in quel momento sta guardando sinistra e destra, indietreggiando con le mani in alto. Ok, io gli ho detto di stare in silenzio e calmo. Intuizione. Diciotto. Ok, questa persona non è in procinto di voler parlare o urlare, ma teme seriamente per la sua vita dopo aver visto Waland lanciare un incantesimo e friggere dei corvi. Appena capisco questa cosa, afferro uno dei miei pugnali, ne ho due, ne prendo uno e lo lascio cadere a terra, alzando le mani così. Quindi. Poi dopodiché, dato che lui comunque non mi capisce, perché... do per scontato che non mi capisca, non lo so se non mi capisce, non parla questa, non parla questa, ma la capisce. Riprendo la voce del tizio di sotto dei cani e rispondo alla donna che a quanto pare sembra essere un altro ospite e dico: chiediamo scusa, abbiamo perso il controllo di alcuni animali della stalla. Prego, ritorni a dormire, ci perdoni. Raggirare con vantaggio, CD15. Bello. Deception, vantaggio, sì. Vai. Oh, cazzo. Aspetta. Tagli orecchio per gli inganni. No, regà, non ce l'ho. No. Mimicry. Puoi imitare i suoni che hai sentito. Un una creatura che senti. Ok, che sente i suoni che emetti.
può dire che sono imitazioni con una prova di saggezza e intuizione contrapposta alla prova di carisma e inganno. Ok, mi deve fare un test di intuizione comunque per prima che fallisco. Non lo so, Master, come la vuoi gestire, vedi tu. E tu stavi usando la tua abilità da Ganku? È di base, e si chiama Mimikry, che di base fa questo. Quindi ok, ogni volta che lo faccio cosa deve fare? Un'intuizione? Deve fare, te lo dico, scusami, perdonami. Non sì, deve fare l'intuizione per capire se la voce che sta sentendo è vera oppure no. Esatto. Ok, la CD? Sì. La CD attualmente è 12. Ah ok, ha più 2 lei. Ha più 2 lei. L'avete visto? No, non si vede. No, non l'abbiamo visto. È un 20. Ok, però visto che comunque, vabbè, non sapete questo dettaglio, quindi non ve lo dico, però semplicemente sentirete lei: sì, sì, ma a me non importa, io voglio dormire, avete capito? Ora mi sentite per bene. Sentite una porta aprirsi e dei passi rivolgersi verso la vostra posizione. È arrivato a questo punto, nel corridoio, riuscite a vedere una donna in vestaglia. Quella porta è chiusa ancora, no? No, è aperta. Che cazzo l'ha aperta? Non sai voi, ragazzi? No, non l'ho aperta io. Non so perché l'ha aperta. Non avrei avuto motivo di aprire quella porta. Mi dispiace, ragazzi, ve l'ho rivelato ormai questo dettaglio. Facciamo che sia aperta durante la colluttazione con i corvi, con le cose. Okay. Non so perché fosse aperta. Riuscite a vedere, appunto, una donna in pigiama, guardarvi, grattarsi la testa. E voi chi siete? Io, ragazzi, fate qualcosa anche voi, non posso tenerli tutti io. Cercate di sfruttate la menzogna, non tirate gatti. Biancolatte, hai parlato attualmente. Cos'altro vuoi fare? Io guardo il tizio. Poi niente, aspetto che i miei compagni facciano qualcosa. Andando in panico. Cioè, nel senso, sto andando, non riesco a controllare i punti. Ok, Biancolatte si guarda a sinistra e a destra, nervoso, guarda Placebo. Tocca a te. Tocca a me. Allora, io sia in meta che in game non so che cazzo fare. Però lei non mi ha visto, in quanto io non la vedo. E no, sono dietro la porta e dico: uso di nuovo illusione minore e dico: non entrate, è pericoloso! Sono liberi qui dentro! Torni a dormire! Non si preoccupi, la risarciremo! Stai cercando di imitare la voce di qualcuno? Sì, del nano di sotto, perdona. Minor Illusion di nuovo? Sì, illusione minore. Si sente, comunque sta lanciando un incantesimo ora. Componente verbale, è somatico materiale, non è verbale. Ok, scusatemi, ragazzi. Perfetto, allora. Mi era venuto il dubbio, di ciò stavo morendo. No, ma infatti pure io. Per questo prima non ti ho fermato. Laps. Non me lo ricordavo. Ok, fai la voce del locandiere, appunto. Sì. E dico: non entrate, è pericoloso qui dentro. Ci sono gli animali liberi. Ok, anche tu raggirare 15 con vantaggio ed è l'ultima. Io credo in borraccia. Non credo tanto. Sì, che credo in tape. Io sì, ci credo. Lei si gratta la testa. Guarda te, Biancolatte, e pure te, Woland. Chiude gli occhi a fessura, come essere un attimo sospettosa. Biancolatte, Woland, vi passa in mente che magari stia per fare qualcosa? Quando all'improvviso sbatte gli occhi due volte, si gira e fa: già c'è una puzza di merda, non si riesce anche a dormire. Domani Dusk mi sentirà comunque. Torna probabilmente nella sua stanza sbattendo la porta. Cos'è che gli hai detto, Placebo, quindi? Che ci sono degli animali liberi qui per terra, okay, e che è pericoloso di non venire. Okay, okay. Ti faccio Warrant, chiudi subito quella porta. Ok, velocemente, piano piano, chiudo la porta di nuovo. Ok, faccio un respiro profondissimo. La porta viene chiusa e arrivati a questo punto siete in uno stato di temporanea, e dico temporanea, calma. Ok, io appena vedo il tizio, ora che sono con questa calma e ho buttato quindi il pugnale per terra, prendo l'altro mio pugnale della cinta e lo getto per terra, andando con lui così. Io faccio... cercando di calmarlo, fargli capire che non ho neanche intenzione di attaccarlo, perché questo tipo non
effettivamente non può essere, tra virgolette, una minaccia in questo momento. Quindi faccio tipo... Ok, lui si appoggia un po' al muro, abbassa lentamente le sue mani, fa... Non parlo molto bene vostra lingua. Non userò la mia voce, ovviamente. Userò quella di un'altra persona, prendi quella di Elix, quella di che cazzo vuoi. Gli faccio... Parlerò in modo lento. Gli faccio... Non siamo qui per voi. Facciamo... No, gli dico... Siete ospite della locanda. Gli altri cosa fanno intanto? Scusa Amber, sì, così vai. Vedo io, se possono partecipare anche loro. Io voglio controllare l'ambiente, vedere se magari da qualche altra stanza, da qualche altra porta, sento rumori o arriva qualcuno. Vedo che c'è una finestra lì, magari appoggiato al muro vorrei appunto guardare dalla finestra o sentire dalla parte opposta rumori da quella porta chiusa. Ok, allora da quella finestra affacciandoti vedi l'oscurità di Baldur's Gate e niente di particolare, okay. Però riesci a sentire dei passi perché ti aguzzi un po' bene le orecchie, ok? Però i passi sono fuori, nel giardino. Non riesci a vedere nessuno, ma sei abbastanza sicuro che qualcuno ci stia camminando lì intorno alla casa. Non riesci, okay, a capire altro, però la cosa ti allerta un po'. Torni indietro, okay, e guardi Placebo. Placebo, intanto cosa sta facendo? Io faccio questo. Prendo uno straccio, se non ho niente, tipo una benda, mi strappo un pezzettino della mia tunica, di un qualcosa, del mio vestito, e bendo immediatamente il nano. Dopodiché dico a Woland... Raccogli i corpi dei corvi, metti nella borsa conservante, entri per tutti in quella stanza. Gli faccio un cenno con le mani. Faccio così e poi gli faccio questo. Dammi la maschera. Prendi la maschera. Tolgo la, okay, maschera. Che aspetto ha sto nano? Lasciamo, no, l'avevo già detto, nel momento in cui gli avete dato il secondo colpo, comunque ha rivelato un viso abbastanza barbuto. Ok. È un nano. Sì, Vedete anche tantissime cicatrici sulla sua faccia. Vedete comunque che normalmente un nano comunque ha un determinato aspetto un po' più tozzo. Lui è abbastanza magrolino, ha la mascella molto stretta. Mi sembra abbastanza brutto. Assomiglia, okay, più un halfling imbruttito. Esatto, sembra più un halfling. Però dalla sua corporatura un po' più tozzina riuscite a capire che invece è un nano. Ok, gli dico di portarlo qua dentro. Gli faccio tipo così, di portare il corpo qua dentro. Dopodiché mi avvicino a quest'uomo. Cercando, voglio essere più amichevole possibile, quindi abbasserò a un certo punto le mani, gli dirò: è un mercante? Perché è qui? Ok, quindi Placebo porti Dwish all'interno della stanza. Sì, e sì, come detto, ho detto Woland di raccogliere i corpi dei corvi e del gatto, di mettere Woland, di tu intanto raccogli tutti i corpi, non è tanto difficile farlo, e li inserisci nella borsa conservante. Ok. Vuoi raggiungere i tuoi compagni mentre conducono la conversazione? Allora, dopo che faccio questa cosa di raccogliere i corpi, ci sono tracce particolari? Hai detto che era caduta una goccia di sangue, c'è anche dello sporco qualcosa? Non c'è una goccia, c'è una ghiazza di sangue sotto. Ok. Sotto l'idea più o meno. Continui a gocciolare ancora. Continua a gocciolare, ok. Cerco di fasciarmi un po' la ferita con... strappando un pezzo del cappotto che c'ho addosso per cercare di fermare l'emorragia. Dopodiché lancio prestidigitazione silenziosa per pulire le macchie lasciate a terra. Ok. E questa cosa però ha una componente verbale? La lancio subtle, quindi non faccio nessuna componente verbale. Sono, ok, male. Ma quanti punti stregoneria sono rimasti? Li ho finiti, però posso convertire spell slot in punti stregoneria. Ah, ok, perfetto. Cerchi di tamponarti la ferita, l'emorragia più o meno cessa per il momento, ti avvolgi appunto la spalla con un telo di stoffa e poi lanci questi incantesimi gesti verso appunto i tuoi piedi e vedi che la chiazza di sangue, come se andasse molto veloce nel tempo, diventa sempre più scura per poi confondersi con il legno. Poi raggiungi gli altri, penso. Sì, se non sento altri rumori o altre cose in questa stanza mi dirigo verso gli altri. Per il momento no. Ok, dico... Chiudi la porta quando entri? Sì. La socchiudo.
alla grande. No, no, chiudi. Okay. Vabbè, appena vedo che la chiudo, gli dico: chiudi quella dannata porta. Chiudo. Dopodiché torno all'uomo. Dice: gli stavo chiedendo, è un mercante per caso? No, non sono un mercante. Non sono un mercante. Lavoro per il Maharaja Shaim, sospiro del drago. Storia, tutti quanti. Ok. Storia. Storia. Vabbè, 18, dai, buono. 20 pure. Bello. Ok, riuscite a capirlo tutti. Non riuscite a credere ai vostri occhi, sembra essere un uomo abbastanza importante. Shaim è il Maharaja, uno dei Maharaja più importanti dell'intero Kalimshan. Ed è per questo motivo che prima parlava in quel modo, probabilmente parlava in Kalimshita, tra virgolette, che è comune, però è sottocomune regionale riferito appunto al Kalimshan. Okay. E il consigliere di una corte come quella di Shaim è un uomo particolarmente illustre. E ora che cogliete questo dettaglio, riuscite a vedere che le sue vesti effettivamente sono quelle degne quasi di un principe qui a Baldur's Gate, veramente di un nobile di altissimo, altissimo livello. Ok, allora appena riconosco questa cosa faccio un profondo inchino, dopodiché mi rialzo, mi faccio: perdonate i modi, non siamo qui per voi, le nostre strade sono totalmente diverse. Non c'è nulla che ci accomuna. Come vi chiamate? Rigori. Mio nome è Rigori Teminari. Rigori. Il mio nome è Biancolatte. Mentre qui abbiamo il mio collega Placebo e il mio collega Wall. Duke. Ah. In lingua, nella tua lingua è il Duke, sì. In tabaxi è il Duke. Ok. Poi nel momento in cui lo dice, poi lo guardo nuovamente e gli faccio: è qui per qualche motivo in particolare, mastro Retori? Rigori. Chiude gli occhi e poi vi guarda. Fa una breve pausa arricciandosi un baffo. E guarda Placebo, poi Biancolatte e Woland. Ah, credo di aver capito il motivo per cui siete qui. Quadro, no? Costantori. Io mi sposto qui intanto che parla. Comincio a passare a Woland due miei accessori che mi sono portato per l'occasione. Uno è un calzino, come stavo dicendo, e l'altro sono strisce di stoffa che insieme permettono di non lanciare componenti verbali, quindi calzino e striscia di stoffa. In più, altra cosa che mi sono portato dietro, che è molto 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 importante, è la fune, che appunto un pezzo di fune per legargli le mani per evitare qualunque componente eventualmente somatica. Io non ho idea se sto tipo è capace di lanciare incantesimi, quindi meglio bloccare le tre componenti, dato che io ho un incantesimo Blade Ward. So come funzionano gli incantesimi. Vorrei fare questa cosa, Master Set. Quindi cosa vuoi fare? Gli do a Woland tutto il necessario per bloccare le tre componenti principali per lanciare incantesimo: verbale, somatica. Quindi gli passi queste cose a Woland. Esatto, sì. Gli dico: occupatene tu, blocca Wish. Ok, lui nel frattempo si sposta leggermente. Oh, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Non sarà un problema per voi. Come fa a sapere di Costantori? E indico a Placebo di muoversi per con me, con la testa. Ardruk Carimorte ha invitato me e alcuni miei amici qui, a Baldur's Gate. Poi ti sorride. A quanto pare, Ardruk non sa tenere cose sue. Ma questo non c'entra con me. Diciamo solo che ho fatto, indica l'uomo sul letto, Twish, stessa offerta che volevo fare ad Ardruk. Cognoscenti esoterica non molto famosa, ma
corte di grande Marashasha, in sospiro del drago, famosa. E paga bene. Puoi aiutarci col nostro scopo? Stiamo cercando di restituire un equilibrio. Questo quadro deve tornare al suo proprietario. Capisci? Onore, giustizia. Onore non è affar mio, giustizia nemmeno, francamente, ma vi guarda. Sembrate abili. Potrò tenere bocca chiusa con Dusk, ma non mi piace quella giovane Dusk. Cosa aspetta? Quella giovane, che faccia ha Dusk? L'hai visto o vista? Rossa, bella donna. Donna? Fermo i tutti, che hai detto? Rossa? Bella donna, rossa. Io... Una l'abbiamo vista finora. Vabbè, però è detto che lei, però. Non è detto. Ma... No, non è che c'è solo lei rossa, tutto il fermo. Okay. Vabbè. Ah, una donna. E dove l'hai vista ultima? Dove l'hai vista? Cioè, dove l'hai conosciuta? Come sai che è lei? Ci siamo viste per trattative ieri. Mi aveva informato del colpo. Non ho preso posizione. A noi uomini di affari del Kalemshan non interessa interferire in queste questioni politiche da città. A me interessa solo quadro. Shaim vuole quadro. E avrò quadro. Io, ragazzi, non lo so. Cioè... Vi guardate, confusi tra di voi, l'ospite, appunto, Regori De Minari, sorride per un attimo guardandovi confusi. Non sembra farlo in modo sadico, quanto più un po' sardonico, tra virgolette, come se non vi prendesse in giro, ma in qualche modo ridesse della vostra confusione. Lo fa però con una certa sufficienza. Quindi anche lei cerca il quadro. Io posso pagare voi, posso pagare Ardrok, mio caro amico, posso pagare Dusk. A fine giornata, a fine nottata, chiunque avrà il quadro avrà anche qualcosa. Iniziate a pensare. Ardrok non vi ha mai menzionato che il quadro era in vendita. Appunto. Ma questa persona dice di aver parlato con Ardrok, di aver fatto la sua offerta in qualche modo, averla fatta poi a Dusk. Probabilmente è stato informato del colpo e non ha detto niente. Quindi, se vuoi portare quadro a me, possiamo anche fissare un accordo. Penso che questa è una cosa che dobbiamo discutere tra noi soci. Ma prima rispondi alla sua domanda. E indico Biancolatte. Lo sai dov'è il quadro, dove lo tengono qui dentro? No, so che ce l'ha Dusk. E fino a qua ci eravamo arrivati anche noi. Ma non so, mi è stato detto di dormire qui. Non credo che sia questo modo di trattare un uomo che viene da così lontano, di questa età. Ma so... Fa una pausa, si lecca le labbra. Difendermi. Ultime due domande per voi. Primo, che cosa vi stavate dicendo con Dwish? Stavamo accordando, appunto, la cifra pattuita. Sapete, forse riflettendoci... preferisco che sia Ardrok ad avere quadro. Dusk mi farà un prezzo esorbitante facendomi pagare sovrapprezzo per il furto. Ardrok non so se lo farà, non penso. Io dico questa cosa, Master. Bene, signor Regori, sto per dirle una cosa.
Abbiamo incontrato un certo Elix. Sa chi è? No. È uno dei, diciamo, guardiachiavi di questo posto. Uno di quelli che contano qui dentro. Però, purtroppo, diciamo che non è il massimo quando si tratta dei suoi doveri. È per questo motivo che siamo qui dentro noi. Ora, le dirò questo. Lei fa bene a pensare che il quadro di Costantori le costerà quasi più di due occhi della testa. Poteva immaginarlo, eh? Dalla sua intelligenza, signor Gregory, credo che la sua intuizione sia più che vera. Probabilmente le faranno pagare un prezzo esorbitante, quasi impensabile. Quindi potremmo effettivamente provare un piccolo accordo tra noi due. Alla fine, se ci pensa, farebbe il gioco di Dusk. Abbiamo delle... Tu dici accordo, la cosa sembra interessante, ma... Si affaccia al balcone, ti passa tipo accanto. Io lo guardo tipo... Credo siate di fretta. Guarda lì. Intima voi tutti ad avvicinarsi. Ed effettivamente, dalla finestra, riuscite a vedere diversi movimenti all'interno della stanza del palazzo di fronte. Come se effettivamente diversi uomini in armatura di cuoio stessero camminando e stessero guardando nevroticamente le finestre davanti a loro. Non so se riuscite a vederli. Io uno l'avevo visto passare. Ok. No, io non... Aspetta, provo a spostarmi a destra e a sinistra. No. Ah, sì, ok, li vedo. Ok. Rispondo io al tizio e dico... Lo ha detto lei. Siamo bravi in quello che facciamo. Ci vede per caso preoccupati? Poi tira una cordicella e le tende si chiudono. Avanti. Prima che uomo si svegli. Indicando Wish, cosa propone? La mia proposta è questa. Fino all'alba, o meglio fino a che non torneremo, saremo anche suoi assoldati. Proveremo, dato che lei pensa e abbiamo siamo riusciti a capire che di comune accordo la cagnoscenti esoterica meriti il quadro, prenderemo il quadro, eviteremo di farle uscire una barca di soldi, quindi una barca di monete d'oro per qualcosa che comunque sarà sovrapprezzato. E lo sappiamo anche perché. Perché appunto abbiamo parlato con Elix. Dopodiché cambio voce, metto quella di Elix, lui non la conosce, ha detto. Dice, io ho l'abilità di apprendere le voci della gente con cui parlo. Questa è la voce di quell'uomo, lei non la conosce, ma può capire che sono in grado di farlo. Dopodiché ritorno su quella di un altro tizio qualsiasi che ho sentito. Quindi prenderemo il quadro, lei regga il gioco come se ancora fosse qui per acquistare il quadro. Non appena il quadro sarà in mano nostra, vedremo di farci capire e lei rifiuterà qualunque tipo di accordo, qualunque tipo di pezzo e se ne andrà. Ci rivedremo fuori da Baldur's Gate. Si accarezza le mani in modo, sembra comunque abbastanza paziente dalle sue movenze, sembra molto lento, parla anche in modo molto lento, a volte balbetta, fa: beh, no, è detto che voi riuscirete a prendere il quadro. In quel caso aspetterò. In caso noi non ci dovessimo riuscire, allora farà un bel acquisto e si prenderà il quadro per farci quello che vuole. Noi abbiamo una sola possibilità. Se falliamo, sono solo affari nostri. In tutti i due sensi lei vince. Già, ascoltate.
estrae una un foglio di carta, sembra, e ve lo porge. Questo qui sembra essere un semplice foglio di carta con delle scritte apparentemente incomprensibili, ok? Però ce ne sono alcune in comune. Riuscite a dedurre da tutto il discorso che sembra essere un atto di proprietà. Ok? Li avete già visti altre volte, siete dei ladri, riuscite in qualche modo a vedere molto raramente degli atti di proprietà. Questo atto di proprietà di un palazzo, un grande palazzo del Kalimshan. Potevamo dare questo task per quadro, ma se lo infila di nuovo nella giacca, credo che non ci sia bisogno. Perciò ti mette una mano sulla spalla, biancolatte. Faccio tifo anche per voi. Bene, dopodiché gli porgo. C'è qualcosa che posso fare? Come può aiutarci allora? Se lei dovesse scoprire dove si trova il quadro, ci aiuterebbe molto questa cosa. No, ora non posso. Sarebbe strano se andassi Task. Sarebbe molto sospetto. Ma ho idea. Posso fare giro, dire di aver, cosa vera tra l'altro, dire di aver sentito cani a paio e vedere com'è la situazione sotto. Poi tornare qui e dire se potete andare avanti o è meglio stare qui. Anzi no, faccio, mi esce istintivamente. Ci serve per il passaggio. Guardo gli altri. Dobbiamo andare negli alloggi di Dusk e ci serve un diversivo nel momento in cui salteremo da un palazzo all'altro. C'è da risparmiare monete d'oro? Io attacco di cuore! Io... Dite voi. Posso recitare bene una parte se me lo dite, ma non voglio rischiare. Unica condizione, accettare o no. In tutta la conversazione e in tutta la situazione sono passati circa 25 minuti, okay. Un'ora all'alba. Ok, ragazzi off game, allora il mio piano era questo qua. Abbiamo una posizione importante tramite questo uomo qui. Nel momento in cui noi dobbiamo saltare, tu, Placebo, puoi riprodurre suoni, giusto? L'illusione minore, esatto. Perfettissimo, manca un'ora all'alba. Cos'è che c'è all'alba? Cos'è che canta all'alba? Il gallo. Esattamente. Il gallo. Noi facciamo il suono di un gallo. Quando sentirà il suono, quando l'uomo sentirà il suono del gallo, allora quando sentirà il suono di questo gallo che tu, caro Placebo, ripeterai, lui distrarrà le guardie. In quel momento, solo in quel momento, potremmo saltare da un edificio all'altro. Abbiamo una sola possibilità, un solo modo, e lui dovrà distrarle in quel momento quando il gallo canta. Quindi abbiamo, ragazzi, la prenderemo l'alba, è 100-100 che almeno le prime luci le prenderemo, sì. Il gallo canta, approfittiamo di questa coincidenza che passerà totalmente inosservato perché il gallo canta all'alba. Ora l'uomo qui, questo Gregory, è una manna dal cielo, secondo me possiamo veramente, poi vi lascio la parola, sto spiegando sì, un po' sì, il mio quadro sì. Sì. Quindi Gregory distrarrà le guardie, uscirà là. Intanto terrà d'occhio sto tipo che non si svegli. Magari lo mettiamo, non so quanto è grande. Ora, Master, questa è una domanda per te. Quanto è grande quella chest lì all'angolo? Ce la fa a contenere un nano? No. Okay. È comunque allora, corpulento. Ok, perfetto. Quindi questo lo terrà sott'occhio in modo che non faccia cose strane. Quando le prime luci dell'alba, il gallo canterà, lo sentirà cantare una volta, uscirà giù, un'altra volta distrarrà le guardie e noi salteremo non appena sentiremo parlare giù in giardino. Sì. O comunque. Ma da dove volete saltare? Scusami un attimo. Ci sono, seguendo il piano, noi riguardando la mappa, la mappa del piano. Ok, aspetta un attimo che sì, grazie. Ve la apro. Sì, grazie. Io già ce l'ho aperta, però sì, aprila per tutti. Ok,
Ok, vedete, ci siamo... Sì. L'ho aperta, l'ho aperta. Ok, vedete che dove c'è scritto ufficio? Sì, noi siamo al piano di sopra. Noi siamo al piano di sopra, però da lì si vede un po' meglio. Okay. Vedete che c'è un... Ah, la vedetta, per l'appunto, la vedetta era viscio comunque con i corbi. Minchia, meno male che l'abbiamo evitato. Meno male, okay. Meno male. Ok, dicevo, vedete che c'è l'unico punto di contatto tra i due cosi, che l'avevamo fatta sta domanda al master, che ci ha detto più o meno che sono 3,5 metri, qualcosina. 4 metri, grazie. Okay. È quel punto di vicinanza tra gli angoli delle due case. Quello è l'unico modo per passare dall'altro lato, verso gli alloggi di Dusk. Saremo sul tetto e vedremo di infiltrarci dall'alto. Però prendiamo due piccioni con una fava. Perché se noi facciamo il salto e ci infiltriamo subito, il tizio Regori potrebbe continuare, non dico tutti, ovviamente non tutti, però chi può distrae. Noi facciamo questo salto sfruttando il canto del gallo e andiamo dall'altro lato. Poi da lì è tutto attualmente ignoto, perché non sappiamo com'è la conformazione della... Purtroppo è andata come è andata il sopralluogo. Però è l'unico modo, perché sennò dovremmo passare da sotto e non avrebbe senso che siamo saliti al secondo piano. Ma perché aspettare l'alba? Perché il gallo ci serve che cazzo. Ma non è necessario che aspettare fino all'alba per fare un segno. No, non per forza dico la luce dell'alba, magari. Possiamo usare la voce di un corvo. Nessuno sa che i corvi sono stati distrutti. Quindi può avvenire subito questa cosa, la voce di un corvo. Nessuno sospetterebbe niente. E sarebbero anche coerenti col fatto che c'è un signore dei corvi qui. Sì. Ok, mi piace. Senza aspettare l'arma, guadagneremo una mezz'oretta. Mi piace, però sì, magari, mi piace. Però magari l'idea del suono del verso del gallo potrebbe per un attimo distrarli, perché magari qua non ce l'hanno il gallo. Dicono poi c'è un gallo sul tetto. Magari il corvo è più coerente. Il corvo, hai ragione. Il corvo ce l'hanno, sanno che ci sono i corvi, quindi non ci penserebbero a una cosa simile. Mi trovate molto d'accordo, avete ragione, meno male che ci avete pensato. Non c'è... Sì. D'accordissimo con voi. Niente, questo qua. Poi, ragazzi, una volta sul tetto dell'altra struttura è tutto un divenire. Mi fermerei qua. Cioè, proprio sì, io dico, aggiungo questo: il nano lo imbavagliamo come già imbavagliato e gli copriamo anche gli occhi in modo tale che non sappia dove si trova. Lo avvolgiamo in questa stanza, che è la stanza da letto proprio di questo tizio. E chiudiamo col passepartout, con le chiavi, la porta a chiave. Nessuno potrà entrare qui. Ragazzi, dentro. Non oltre. Se volete continuare a programmare cose in game, passerà del tempo perché i vostri personaggi si confronteranno. Potevate riflettere su cosa chiedere al complice da poco acquisito, okay. Ma nient'altro. Quindi se avete altre cose da fare, sappiate che comunque il tempo continuerà. Abbiamo il piano e stiamo lasciando lo comunico al complice. Comunico il piano al complice dicendogli di aspettare il granchiare di un corvo. Il suono del gallo. Ora ci abbiamo finito ora di dire del corvo. Che vuole gallo? Non hai capito un cazzo di quello che ho detto, scusami. Hai detto che il gallo no. Ok, ragazzi. Vabbè. Parli enigmatico, non è colpa mia. Ragazzi, basta. Tra di voi iniziate a parlare, a discutere davanti a Regori, che intanto vi osserva abbastanza paziente. Il suo turno di parlare, appunto, la vostra proposta. E vi radunate a cerchio solo per un attimo, mentre il nano ogni tanto fa qualche scatto, ok? Senza però riprendersi del tutto. Ogni tanto vi girate, lo guardate e poi continuate a sussurrare. Prendo un'altra tenda e gli copro gli occhi. Passano 10 minuti, mentre tu fai questo, continuate la conversazione in game, ruolando. Bene, penso che la vostra incomprensione del gallo, il corvo, quant'altro. Ripartiamo da lì. Corvo, è più coerente, soprattutto c'è un corvo che sta in questa posizione, sento cantare un gallo, direbbero no. Come che ci fa un gallo sul tetto? E non dobbiamo aspettare all'alba, guadagniamo mezz'ora. Bene, allora facciamo il corvo. Qualche cosa in contrario? Parlate ora o tacciate per sempre. Mi sembra un buon piano. Bene. Perfetto. Sì, allora direi di agire immediatamente. Quindi, cracchiare corvo, fare rumore. Esatto. E dopodiché noi salteremo da un edificio all'altro, sfruttando la sua distrazione, la vostra distrazione. Intanto, resti nella stanza. Tenga d'occhio il lano. Può dirci altro sulla l'altra struttura, per caso l'ha visitata? Non è entrato, non so.
Va bene così allora. Attenti. Guarda la finestra. Ne vedo altri, giardino. Dobbiamo salire su, sul tetto. Dobbiamo trovare qualche scala che ci faccia salire sul tetto. Forse dal balcone della vedetta potremmo salire. Sì, ma dobbiamo attendere che non ci sia nessuno. Va bene. Guardo dal buco della serratura, Master. C'è qualcuno? No, non vedi nulla di particolarmente sospetto in realtà. Ok. Dopodiché mi volto e faccio... Andiamo. Gregory. Ok, ritorniamo al piano. Ti fa un cenno, uno strano segno con tre dita davanti a sé. Chiudete la porta. Mette la mano sotto il suo mento e inizia ad aggirarsi per la stanza. Sembra pensoso mentre osserva il nano. Ok. Vi siete dileguati. Siete ritornati all'atrio dove prima avete combattuto Dwish. Cosa volete fare? Dico loro. Siete sicuri che possiamo fidarci di questo tizio? No. Assolutamente no. Non abbiamo altra scelta, purtroppo, al momento. Apriamo questa porta e andiamo. Abbiamo poco tempo. Ti faccio assolutamente no. Ecco perché abbasso la voce. Non ci sarà nessun corvo a cracchiare. Faremo il salto in silenzio e basta. Non ci serve nessun altro qui con noi, ci siamo noi tre. Li guardo e mi fido di voi due. Quindi lui attenderà un corvo che non cracchierà mai. Il quadro è nostro. Bene, andiamo. Bellissimo. La Golden Vault non si tocca. Ciao. Volta dorata. Per coerenza, la scusate, cosa. La volta dorata non si infama. Ok. Per il momento intorno a voi c'è una discreta tranquillità, ma come vi ha segnalato Gregory e come anche avete visto, nell'edificio accanto sembra esserci un po' di trambusto. Cosa volete fare? Allora, il tempo scorre? Attualmente dobbiamo raggiungere il tetto, ragazzi. Dobbiamo andare a vedere come il tetto. Quindi questo è ma il tetto della casa? Eh sì, dobbiamo passare da un coso all'altro. Ok. Quindi il nostro obiettivo attualmente è salire sul tetto. Possiamo andare direttamente dalla porta dove stava la vedetta. Nessuno controllerà di là perché era lui il preposto a farlo. Dico, anche stesso il balcone sembra molto ampio. Quindi facciamo una cosa. Master, apro poco poco la porta. Apri poco poco la porta. Quanto è grande il balcone? Ti sembra 3 metri? Quanto è? Sì, è abbastanza grande. Ok, va bene. Roland, puoi salire tu. E poi lanciarci una corda. Master, io mi affaccio poco poco verso il balcone. Okay. Mi è venuto di vedere al buio. Vedo qualcuno nei pressi del giardino, magari di fronte. Sì. Vedi, 2 persone. Ok. Più o meno l'intorno. Che guardano. Si guardano intorno e camminano. Passeggiano, sembrano camminare. Sono, non so se riesci a vederle, aspetta, ecco, esci fuori. Okay, vediamo okay. Se le vedi. Qua. Non le vedo, ok, sì. Riesci a vederle? Ok, sì, okay. Perfetto. Ok, mi sporgo un attimo appunto dal balcone e vedo questi due tizi. Mm-hmm. Ci sono due tizi. Ok. Furtività, con vantaggio. Yes. Te borraccia. Va bene. Ok, riesci ad abbassarti in tempo. Uno di loro stava fumando una pipa. Si gira di scatto. Ti abbassi abbastanza velocemente. E sempre accovacciato torni dai tuoi alleati. Direzione. Sono sulla destra. Scendo dal balcone. Faccio. Vi faccio tipo. Quanto è alto? Ma tornando indietro. Uscendo dal balcone,
Quanto c'è di altezza fra il balcone e il tetto? Saranno 7 metri circa. Quanto sono 7 metri? 6 metri, 7 metri. 7 metri? Non abbiamo scelta. Ci deve tirare su lui con delle corde. Se provassi a passare dalla finestra al quale c'erano affacciati. Quale porra? È veramente lontano là. No, dobbiamo alzare sul tetto e andare via. Hai capito che sono 7 metri? Non avete capito. Parlavo di saltare dall'altro lato, dalla finestra dal quale c'erano affacciati, visto che è il punto più vicino. Il punto che c'è, a parte che c'è non, gente, non è il punto più vicino. Il punto più vicino è l'angolo, esatto, è nell'altro angolo. Oltre che una cosa è saltare da un tetto all'altro, che parti nascosto, sei visibile in quel secondo e poi atterri nascosto. Una cosa è che apri la finestra e ti bulli dalla finestra, cioè, in una finestra che non sappiamo manco se è aperta. Capito? Verso qualcosa che fa, poi che fa gli spugni la finestra. Vai. Io arrampicare posso stare fermo, mi posso appendere al muro e aprire la finestra. Vabbè, ma ti sgamano 100%. Andiamo dal tetto, poi vediamo. Vabbè, è un'idea. È che tu hai ragione. Può anche rimanere questa idea, però come seconda opzione rispetto alla più sicura. No, certo. Però appunto 7 metri. Guarda, 15 metri. Ragionate, vi confrontate tra di voi. Passano altri 5 minuti. Sentite dei passi. Spieghiamoci. All'interno della struttura in cui siete. Spieghiamoci. Va bene, Borraccio, puoi salire questi 7 metri. Master, io di scalare. Non è il passo del gatto. Sì, ho tipo 6 metri di scalare. Io non so l'altro metro come potrei fare. Potrei fare un salto. Sì, una acrobazia, sì. Ok. Allora, la CD sarebbe 14, non è una cosa tanto facile. Ok, allora faccio questa cosa, Master. Proverei a scalare dall'angolo del balcone. Sembra essere. Scusa, un rampino non ce l'abbiamo. Sì. Il rampino. E poi si scali tranquillo. Fa rumore il rampino. Questo fa rumore. È vero. Dicevo, Master, uscendo dal balcone, sulla destra trovo subito un muro prima di avere la ringhiera del balcone, giusto? Sì. Ok, e allora scalo in mezzo a quella posizione in modo tale che non sia visibile dalla ringhiera. Ok, perfetto. Quando sarai comunque in alto, i tizi intanto si muovono. Mi dovrai fare un furtività. D'accordo. Mentre sei circa 4 metri, noti che alcune persone si spostano guardandosi intorno. Ok, c'è luce in questa zona o è buio? Diciamo che è illuminato dal... cioè quando loro guardano verso le varie posizioni si illumina perché portano delle lanterne. Ok, hanno solo le lanterne, quindi non dovrebbe avere luce sufficiente per illuminare in alto. Va bene, d'accordo. Continuo la scalata. Qualora dovessero voltarsi eventualmente, girarsi verso il balcone, rimarrò fermo. Furtività. CD 12. No. Magical Guidance. Ah, oh, sì. Vabbè, sì. Io c'ho l'ansia, ragazzi, giuro, sto morendo. Stai scalando. A un certo punto uno di loro si gira. Illumina perfettamente la parte in cui sei. Ma tu rimani immobile, sperando che non ti abbiano visto. Dopo qualche secondo in cui eri quasi pronto a scendere, a combattere o a dartela a gambe, a un certo punto si girano. Cosa hai visto, Jim? No, non è niente. Andiamo. Respiro profondo. Intanto, domanda meccanica. Mm-hmm. Scusa, domanda meccanica. Siamo in luce fioca? In questo momento? Sì. Sì. Sì, ci sono alcune candele che illuminano l'atmosfera. Sì, tipo, nella situazione in cui era Woland, nello scalare, era in luce fioca o in luce piena? Quando era illuminato dalla lanterna, in luce piena.
Ok, quindi era illuminato da una lanterna. Sì, loro quando si girano, capito? La puntano okay, dove sì. stanno guardando. Chiedevo se c'era abbastanza range di essere in luce fioca, così avevamo vantaggio alla prova di furtività. Però ok, va benissimo. Sei in luce fioca. No, ve l'avrei dato in caso. Okay. Woland, dopo poco, inizia a salire sul tetto. Intanto, Placebo e Biancolatte riuscite a sentire diverse conversazioni. In particolare tu, Placebo, senti, non lo so, non mi convince, qualcosa mi puzza. Sta succedendo qualcosa, lo sento. Senti tu Biancolatte. Attualmente sentite almeno 3-4 voci provenire dal punto sotto di voi, probabilmente dall'ufficio, qualcosa del genere. Sentite, anzi li senti solo tu Biancolatte, i loro passi. Ok, via, dobbiamo salire velocemente. Appena Woland, mi affaccio, Woland è arrivato. È appena arrivato. Ok, appena esce, io sono quindi abbassato così, gli faccio così da sotto, tipo cercandogli, dicendogli ok, tutto bene. Appena vedo la corda che la tiene, salgo, cioè comincio a salire, anch'io. Ok, aspetta. Woland, tendi la tua corda e Biancolatte inizia a salire. Intanto senti i passi intensificarsi sempre di più. Placebo, diviene palese anche per te che qualcuno sta salendo. Ok, io mi avvicino immediatamente alla porta dove c'è il tizio e dico nasconde il corpo sotto il letto. Dopodiché inseguo e rincorro gli altri, esco fuori. Ok, e fai tutto ciò che devi nella mappa. Che vuol dire? Non ho capito. Ti sei mosso, vuoi fare qualcos'altro? Ah no, aspetto il mio turno per poter scalare quando mi viene scesa la corda. Molto bene. Woland, tendi la corda, Biancolatte, senza troppi problemi, riesci a salire. Anche tu, furtività. Ok, vado. Fallo anche tu, Placebo. Lo faccio subito. 30! Ok. Sono Biancolatte, molto rapidamente, ti lasci quasi volare per un tratto, come il sogno di ogni Kenku, tra virgolette. Chiudi gli occhi e assapori la brezza che ti accarezza le piume, solo per un attimo, convinto che nessuno ti vedrà in quell'azione. E in effetti è così. 13. Placebo, a un certo punto rimani in una situazione davvero spiacevole, in cui non puoi né scendere e né salire. Rimani immobile. Sembra che la luce stia puntando nella parte più sopra dove devi arrivare, ok? Girando distintivamente, vedi quei tizi che parlano, ok? E lui ha la lanterna messa in una posizione, mentre con l'altra mano gesticola, sta parlando probabilmente con il suo amico. Non sta guardando direttamente lì, ma la lanterna sta puntando esattamente dove devi andare. Intanto, se senti, questa cosa la sente Placebo e la sente anche Biancolatte un minimo, senti dei passi. Appunto, di delle persone che dicono, non so, dei corvi, qualcosa mi puzza, dov'è Twitch quando serve? Twitch, dannazione, rispondici! Vai a cercare il vecchio, io vado a fare la vedetta, va bene? Okay. Arrivo a questo punto, cosa fate? La porta viene aperta. Tu in questo momento, Placebo, è come lui se fossi in questa posizione, ok? Quindi si apre la porta accanto a te. Tu sei più o meno sui 5 metri appeso. Ancora non puoi andare sopra. O verresti quasi sicuramente visto. Master, vi metto qua per Woland e Biancolatte. Vi metto intanto qua. Master, una domanda. La lanterna è di quei tizi sotto, vero? Sì. Ok, ascoltami, appena vedo che la lanterna è tipo sul passaggio che dovrebbe fare lui per arrivare, giusto? Sì. Ok, faccio questo. Faccio prendo dalla mia tasca un oggetto che mi ero portato, che è una campanella. Oddio. Questa campanella la voglio lanciare in questa direzione qua, quindi io sono evidente, sono da qua, la voglio lanciare verso di qua.
Quindi tu lanci la campanella. Esatto, dall'altezza dove sono dovrei coprirla questa distanza. Quindi per far girare così i due tizi e liberare la via al mio compagno. Perché il problema è la luce sulla corda. Per come è descritto la luce, dimmi, la illumina pure in parte dove sei tu. Cioè se ti sporgi dal balcone può anche darsi che ti vedano. Quindi tu lo puoi fare, ma devi fare un check su furtività anche tu. Allora, ascolta, sì, io sto facendo questo ragionamento perché è importante capirlo. Perché mi hai detto che la cosa, se dal balcone al tetto sono 7 metri e da giù ci sono altri 5 metri... Sì, lui sta illuminando praticamente la punta dell'edificio, capito? Esattamente dove siete tu e Woland, okay? Però voi siete nella parte più interna del tetto, quindi attualmente c'è lo spigolo e non ti si vede. Se tu ti affacciassi... Okay. Si vedrebbe. Ok, non poi... voglio lanciarla da affacciato. Da dove? Tipo dal mio posto. Proprio perché è alto, sto facendo questo ragionamento. Perché altrimenti non l'avrei fatto. Perché non prendo la rinforza. Ok. È alto. Va bene. Come a parabola, come lo vogliamo dire, a granata. Ok. Cucchia di notte. Possiamo fare sì, è sempre su destrezza. Un rapidità di mano. Intanto però che tu ti viene questa idea, appunto fuoriesci la tua campanella, sì. La tieni a due mani, pronto a non far rumore, a non farla tremare, anche se le tue mani in effetti un minimo tremano. Woland, tu cosa vuoi fare intanto? Io appunto sto tenendo la corda per placebo, quindi lascio libero Biancolatte di fare quello che deve fare per distrarre le guardie. Ok, perfetto. Placebo. Biancolatte appunto lancia questa campanella. Fai rapidità di mano 14. E prego, credi in borraccio. Yes, okay, borraccio okay. Non delude. La campanella fende l'aria. Si girano tutte e due. La luce viene meno. E tu, placebo, ne approfitti per salire e raggiungere i tuoi compagni. Avete raggiunto il tetto e attualmente siete sotto copertura totale. Il tizio, per un quasi un miracolo, non vede la corda salire. Perché Woland, tu la tieni, la riprendi subito. Però sentite un dettaglio particolare. Sebbene le voci siano un attimo soffuse, questa cosa la sente principalmente placebo poco prima di salire. E tu... non dormi? No, in effetti io non riuscire molto bene. Lo sa, c'è la stanza, qualcosa che non va? No, la stanza va benissimo. Ma tu non stavi parlando con Dwish? Non senti nient'altro. Siete sopra il tetto. Cosa fate? Compare cazzi suoi, c'ha Dwish mezzo morto in camera, che ce ne frega. Non lui se la prendono. Non ci avevo pensato, bella! Non essere così facilone. Non sono facilone, ma è quello che penso io. No. Però che interesse avrebbe a fare una cosa di questo genere? Ricordo che vi ha visti e ricordo che comunque potrebbe benissimo lui a sua volta dire... Ah, e poi avete progettato il piano davanti a lui in qualche modo, sebbene lo facevate a voce bassa. Comunque sì, era lui che ascoltava. Lui non mi avete descritto che cambiavate scenario, andavate nell'altra stanza, cose del genere. Ora ti dico qual è la cosa che mi fa dire so cazzi suoi. Lui può dire anche, ci sono dei tizi che saliranno sopra il tetto, cazzi e mazzi, appena canteranno dei corvi e tutto il resto. Dentro il fatto che adduisce nella stanza, e per quanto gli riguarda, dove questo tizio è un compratore e proviene da un luogo del Kalimshan, potrebbe essere anche un sicario. Per esempio, prima sì, vabbè, è il vostro pensiero, però ripeto, non è detto che comunque... La fregatura è che basta svegliare Twitch, racconta la verità e siamo fregati. Quella là è una cosa che è l'unico modo. Poi, se lui dice, sul tetto, siccome la cosa stiamo facendo adesso, no, tra un'ora non troverà nessuno. Ok, perfetto. Siete sul tetto. Parallelamente...
chiedo alla chat una cosa. Oddio, ho paura. Visto che sono ignote le potenzialità di questo mercante, anzi di questo, in qualche modo, di questo intellettuale, di questo diplomatico proveniente dal Kalishan, riuscirà a raggirare la guardia? Te lo chiedo subito alla chat, riuscirà? Sì o no? Ed è molto importante. Sì, aspetta, riuscirà il, come si chiama? Regori. Regori del Kalimshan a raggirare la guardia? Sì, sì o sì? No, secondo me rispondono di sì. Ma che guardo, sì, ovviamente. Ragazzi, votate, votate, vi prego, votate e... votate bene. Il primo è un no. Ragazzi, credete in borraccia, per favore. Ragazzi, dateci... fatelo per noi, fatelo per dai, fatelo per noi. Oh, 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 oh. 5-5, ah, ok. Se la stanno sì, fa- sì, la- sì, sì, dai. Ci hanno fatto venire il cagazzo. Che poi ricordo che potete anche cambiare la vostra scelta nel corso d'opera. Cioè gabbarci, fare tutti sì e poi no. Oddio, ah, però, che cosa suggerisce alla chat tu, scusa? O anche il contrario, tutti no potrebbero diventare sì. Però, però ce la meritiamo, stiamo secondo me non stiamo, ce la stiamo giocando rotto male. No, no, ma io infatti l'ho detto, secondo me in questa sessione avete agito da professionisti comunque. No, secondo me siamo bravissimi nel tirarci fuori dalle situazioni di merda che creiamo da soli. Esatto. Cioè, quello è quello. Ma in caso non ci va bene posso fare segnala sondaggio, Dio. Ragazzi, 29 a 12, a 30 a 12, sì, ci riesce. Regori riuscirà per il momento a raggirare questa guardia. Ma, Placebo, mi fai in tutto questo un check su concentrazione? Uno solo. Dai. Oddio! No, ma ci sta, ti dico la CD prima. Bellissima. La CD... No, no, non l'avete presa, tranquillo. No, 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 la CD è... Visto tutto il bordello, visto la corda, la 14. Ragazzi, il corpo del gatto l'ha messo. Tu, i corpi e gatto sono nella borsa conservante. Sì, miscato là dentro. Che schifo. Ok. Ti prego. Ti prego. Ti prego. 14! Ah! 16! Ok. Solo perché per un... forraccia! Solo per un attimo, Placebo, mentre sei sul tetto. Con un angolo della tua mente cerchi di mantenere la tua concentrazione, continui a recitare sottovoce certe volte queste formule magiche in continuazione, ogni tanto lo sentite pure voi sussurrare qualcosa, ok? Solo per un attimo ti stavi quasi dimenticando, poi ripensi di nuovo a quell'individuo, al fatto che se dovesse spezzarsi l'incantesimo sarebbe certamente la fine. Ok, comunque, giusto. Ora dal tetto voi riuscite a vedere panoramicamente la situazione leggermente meglio. Vi dico, più o meno le guardie lì presenti sono circa... Ci sono 6 individui che si aggirano per il giardino. In particolare c'è un individuo dalla carnagione scura, un nano molto barbuto, accanto al pozzo. Ok. Master, faccio una cosa, mentre tu ci fai vedere tutto, cioè ci dici... Non vi posso mostrare la mappa perché purtroppo non c'è una parte del tetto. Lo so, però mentre ci fai vedere tutto, io estrarrò il mio foglietto con gli appunti per vedere se riconosco qualche figura strana magari, e vedo per esempio quello che metto tu, che metto un nano di carnagione scura, barbuto. E sei mutato, Anvil? Un nano della carnagione abbastanza scura, barbuto, vestito con un'armatura pesante. Prendo il mio foglietto, questo qua con gli appunti. Forse cosa? Forse Jaimond. Jaimond, sì. Dovrebbe essere lui. Ok, come lo vedo? Come lo vedo equipaggiato? Tipo vestito da guerriero? Allora, tutti quanti, quelli che vedete, li intravedete, perché poi tornate subito nell'ombra. Sembrano tutti quanti con l'armatura di cuoio ben equipaggiati, non vi sembrano vestiti in modo normale, quindi probabilmente, e dico probabilmente, si sono già iniziati a allertare, okay? Però attualmente nessuno sta gridando, stanno dando un'occhiata in giro, però vedete più movimento. Beh, in generale. Da allerta a 2 siamo contenti, mm-hmm. Va bene. Io dico agli altri, posso attirarli dall'altro lato? Aspetta.
adesso la situazione è parecchio critica. Se sbagliamo adesso è meglio che ce la diamo a gambe, perché abbiamo un solo salto. Non possiamo sbagliare adesso. Il punto è che il salto potrebbe fare rumore. Dobbiamo allontanarne il più possibile. Per questo dico, li posso attirare dall'altro lato del giardino. Dobbiamo essere coordinati. Saltare tutti insieme non è peggio, il rumore si diventerebbe triplo. Adesso penso se fanno la mondia. Se no possiamo coordinarci così. Saltiamo tutti insieme e nel momento del salto io faccio questa mia idea. Dico e casto l'incantesimo per imitare di nuovo la voce del locandiere che sta controllando i cani, che però è in un'altra direzione. Nel momento in cui atterriamo coprirebbe il suono e li porterebbe lontano. Del resto mi ammutolisco un attimo, Master, mi devo raccogliere nelle idee, quindi mi siederò sul tetto e mi ammutolirò un attimo. Abbraccia concerte, ti chini, osservi la luna, ma in realtà pensi effettivamente le varie ipotesi, vagli, le varie possibilità. Nel frattempo il cielo sta già iniziando a schiarirsi, mancano tre quarti d'ora all'alba. Io lo guardo impaziente, ma non gli dico niente, lo guardo... Placebo, tu hai modo di rendere silenziosa una zona del tetto? Purtroppo no. Senza contare che devo ancora mantenere la concentrazione per quello là. Però potrei fare una cosa. Fatemi controllare. Allora, voglio controllare caduta morbida, perché ce l'ho. Picchia, c'è caduta morbida, porca sì. Demonio! È Featherfall, giusto? Sì, Featherfall. Componente verbale. Accidenti. Verbale... Certo. Che se no era perfetto, perché fino a 5 creature potevamo cadere morbidamente. Era perfetto. Peccato. Aspettate, però ci serve qualcosa. Potremmo provare a questo punto a coprire la voce con qualche suono pesante, grosso, veramente forte. Hai un altro di quella campanellina? No, però... Qualcosa che possiamo lanciare dall'altro lato che faccia rumore. Però... Potrei avere qualcosa. Controllo anch'io. Master, una domanda. Allora... No, però non è... Avete alcol? Io coso? Ho l'olio infiammabile. Bene. C'ho la gerarchemica. Perché io qui ho... Ma la gera quante volte la puoi usare? Sempre? Ho tipo 8 litri di roba. Ok, sappi che 4 litri e mezzo li hai scoppolati già. L'hai usata un sacco. Sì, ok. Perché potremmo creare, tra virgolette, una sorta di Molotov fantasy. per creare un rumore forte per coprire caduta morbida. Per la componente verbale. Ma perché non le ruolate queste cose, ragazzi? Ok, sì, ok, faccio. Okay. Non parlate sempre off, non mi piace. Mi stacco dalla luna e faccio. Tu avevi un modo per rendere. Parliamo a voce normale, ma stiamo sussurrando. Sì. Tu avevi un modo per rendere morbida qualunque impatto, vero? Esatto. Potremmo. Però quando lo fai, se non sbaglio l'ultima volta che l'hai fatto, hai dovuto parlare ad alta esatto. voce. Non altissima, ma comunque si deve sentire. Potremmo creare un diversivo. Più basta superare la tua voce. Io qui ho... ho una piccola ampolla. Un'ampolla di vernice. E delle piccole riserve d'olio. Potremmo creare una sorta di... No, devo dirlo in meta perché sto facendo la descrizione di un incantesimo. Illusione minore può durare un minuto, fino a un minuto. La cosa che posso fare è che emetto un suono lontano e nel mentre quel suono continua a essere riprodotto, io posso castare la componente verbale di coso, di caduta morbida. Posso fare il suono di gatti che stanno litigando in mezzo ai cespugli.
che attirano l'attenzione su quella cosa lì nel mentre casto caduta morbida. Ma fino a 9 metri Armin Mirror Illusion. È vero, però noi siamo... Ah, sì. A me basta che sia in linea d'aria, in linea d'aria dall'altro lato. Non lo so, siamo a 7 metri d'altezza rispetto al secondo piano e ci sono altri 6 metri. Siamo a 13 metri d'altezza. Un suono ambientale, allora. Un qualcosa che li porti... Se non è un suono di gatti, può essere un suono di uccelli che non siano corvi, oppure... abbaiare dei cani? Il gatto che sanno essere in casa? Che sanno essere al piano di sopra? Lo faccio gridare dall'altro lato? Molto forte per 10 secondi, il tempo che casto l'incantesimo. Non lo so questo. Questa è l'unica soluzione che mi viene in mente, perché posso fare un rumore, quindi. In game dico, ci serve qualche rumore che copra la voce. Altrimenti ci affidiamo al caso. Non possiamo affidarci al caso. Tre call in un salto, non possiamo attutire il nostro suono del salto, purtroppo. Dobbiamo attirarli lontano da qualche parte. Io insisterò con la mia idea. Vi dico che è la soluzione giusta. Il suono del gatto. Sanno che c'è un gatto in casa e che può salire al piano di sopra. Nessuno resterà sospetti sentire il gatto che miagola sul tetto. Master, il tetto di cos'è fatto? Una tettoia... Non credo... Penso che sia pietra. Non hai presente i classici tetti? Te l'ho detto per un motivo, Master. Sì, dovrebbe essere pietra, più o meno la tettoia. Sì. Quindi l'entrata... È pietra. In caso l'entrata ce l'abbiamo. Ok. Perché abbiamo... Te lo chiedevo per la pergamena. Sì, pietra, comunque tipo qualcosa del genere, simil... Vabbè, le cose comunque siamo là. Sì, sì, esatto, siamo comunque là. Al limite comunque le tegole... possono essere tolte, sotto c'è la pietra. Certo, va bene. I mattoni sono in pietra, comunque. Può essere anche il suono di uno che sta russando al piano di sopra, capite? Così rumorosamente ad attirare l'attenzione. Che cazzo ci aveva? Ok che c'è borraccia come metro di misura, quindi che russa... potrebbe stare. Plausibile, Master, me lo confermo. No, io conoscevo gente che sentivo russare da 100 metri, ragazzi. Proprio di quelle che è sta cosa, quindi... Ok. Lo so, la butto là. Perché questo coprirebbe il cast, la voce del cast. Però perché dovrebbe interessarsi a uno che si mette a russare, voglio dire. A noi basta coprire il suono. Esatto, non serve che si interessino. Serve che copra la sua voce. Facciamo così. Mi guardo placebo. Sei entrato nella volta dorata. Esatto. Se sei entrato c'è un motivo. Fai tu. Il suono più forte che ti viene in mente e che puoi creare. Mi sono stancato di dare l'ok e l'approvazione per tutto. Sei tu il mago. Fai questo quando seguiremo te. Dopo il suo, mentre quando parte il suono, attenderemo il tuo via per saltare. Perfetto. Farò così allora. Woland. Mm-hmm. Tu non dovresti avere problemi a saltare, sei un gatto, no? No, dovrebbe essere una passeggiata. Sì, va bene. Master, farò questo. Riterrò l'idea del gatto la più plausibile per il luogo e tutto quanto. Quindi farò così. Ci metteremo in posizione. Ci metteremo in posizione. E dirò. Farò partire il suono del gatto. Ci metteremo in posizione. Nel momento prima di atterrare, io casterò il. Il coso, come si chiama? Casterò l'incantesimo, caduta morbida. E quindi cadremo leggermente dall'altro lato. Non appena atterreremo, farò smettere di miagolare il gatto. Ho controllato, non è su concentrazione. Lo faccio durare esattamente 30 secondi. Da quando siamo là abbiamo 30 secondi per fare questa cosa. Quindi il gatto che inizia a miagolare? Sì, voglio dirti che voglio fare un tipo di miagolio di un gatto che praticamente... quando cerca altri gatti, in calore, praticamente in calore. Tipo il gatto in calore, sì. Che rottura di coglioni, quello là che si fa sentire tanto, ma non è un gatto allarmato, è un gatto proprio il gatto in calore, diciamo così. Featherfall non è in concentrazione, vero? No, controllato. Ok. Ah, dicono dalla chat, ma avevate un gatto vero? Envil ci aveva messo il gatto per questa occasione, mannaggia. Ok, faccio questo. Quando vuoi io posso iniziare il corso d'azione.
In questa elaborazione passano altri più o meno 5 minuti. Manca poco più di mezz'ora all'alba. Il cielo inizia a schiarirsi, Baldur's Gate inizia leggermente a prendere vita, lentamente. Siamo vicino al porto e la gente, di solito più o meno in questo orario, inizia a lavorare, a lavoricchiare, così così. Sentite diversi rumori intorno a voi, vedete diverse finestre aprirsi e sappiate che lentamente state diventando sempre più visibili anche ad occhi di persone che in qualche modo non c'entrano direttamente con questo colpo, ma osservano comunque la situazione. Arrivato a questo punto, fatemi un'altra furtività. Okay. Intorno a voi ci sono dei palazzi, ci sono altre case, alcune sopra, alcune sotto, cose così, e alcuni potrebbero vedervi, visto che ora siete in cima a un tetto. Ok, abbiamo un 20. E abbiamo un 4. Ah, abbiamo un bellissimo 4. Non okay. Ho detto che credo in borraccio, quello è stato. Per il momento non accade niente. Ovviamente poi siete più o meno accovacciati, 4-4, pronto a lanciare il tuo incantesimo placebo. Iniziamo l'escalation di eventi e saltiamo. Non possiamo più rischiare di rimanere all'aria aperta. Dobbiamo entrare nell'alloggio di Dusk e trovare sta roba. Guardo un punto dall'altro lato del muro, vicino a una finestra. Dopodiché farò partire il suono. Okay. Da quel momento dirò agli altri. Rincorsa e salto. Profondo respiro. Prendete la rincorsa mentre questo miagolio vi accompagna e sentite tutti. E che per diamine! Si crea uno scompiglio di suoni. Altri suoni su altri suoni. E iniziate a correre verso il ciglio. Verso il precipizio, scusatemi, di quel palazzo. Con un punto fisso davanti a voi. Effettuate il salto e mi fate un tiro su acrobazia. Acrobazia. Okay. Lo vuoi fatto adesso? Sì. Credo in borraccio. Io credo in borraccio. Credi in me. Io credo in borraccio. Ho fatto 30. Perché credi in borraccio? Ah, anch'io credo in borraccio. Salto dall'altro lato. Anch'io credo in borraccio. Ah, sì! Sì. È rotato perché credo in borraccio. Ok. Ora farò una domanda alla chat. Sotto è pieno di persone, ok? Ditemi, qualcuno li vede? Sì? No. Questa cosa non allerterà tutto, farà salire il livello di allerta perché qualcuno dice di aver visto qualcun altro nei tetti. E allora votate ragazzi, votate sopra la chat, ultimo votaggio di questa sera, votate e date scena a mano. Dai, sto sudando, ho fatto 30, 19, 18. Realmente. Il salto è riuscito, su questo sì, salto è riuscito magnificamente e ovviamente casto cadute morbide, grazie. Però tipo arriviamo, oh no. Si dimette di castare una volta. No. Ah già, ecco che dovevo fare. Che stupido. Oh, no, oh, no. Che state facendo? Oh, oddio. Ora fanno il trick, lo so io. Non scherzate, non facciamo minchiate. No, ragazzi. Testo 13, 18, 17, 14, dai, 13. Non ci hanno visto, sono distratti. Sono ragazzi, è solo. Mau, 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 mau. Metto il sole. No, no, raga, ma... Oh, che l'ansia. Madonna, raga. Oh. Oddio. 17, 21, 16, 22, 17. Oh! Ok, mentre siete a mezz'aria, notate a qualcuno. Ma c'è qualcuno sui tetti? E cosa? Vi giuro, ho visto qualcuno saltare. Ah, deve essere una delle due stronzate. Vi giuro, andiamo a controllare. Sento puzza di merda questa sera. Sta succedendo qualcosa intorno a noi. Lo so, lo sento. Va bene, andare a controllare non ci costa niente, no? Comunque, stiamo attenti. Il livello di allerta aumenta a 3. E io vi do l'appuntamento alla prossima sessione di no! Keys from the Golden Ball. No, ma adesso! No! Ciao,
oh. fare in culo, chat, vattene a fare in culo. Oddio. Oddio. Oh, bellissimo, bellissimo. Ragazzi, ragazzi, tutti e tre ispirazione. Una grande ispirazione. Siete grazie. Stati veramente bravi a improvvisare. E l'esecuzione del piano è stata perfetto. Avete ottenuto pure. No, non nel piano che vi eravate preventivati. Però della cosa della corda. Mi è piaciuta un sacco la situazione. Sì, mi è piaciuta proprio tantissimo. È stato figo. Ma è che comunque che chiama del gatto in mezzo ai corvi. Ancora io mi sto spiegando che cosa voleva fare. Che cosa voleva fare, bello? Allora, povero gatto. Voleva spaventare i corvi col gatto. I corvi. Io avevo due idee. Uno, spaventa i corvi perché li vedevo tutti ammassati. Ho pensato che si liberassero, tipo che si disperdessero. Due, ho detto, magari attaccano lui, ma non mi aspettavo lo facessero immediatamente. Ma quindi la prossima sarà l'ultima? No, ragazzi, non sarà l'ultima. C'è ancora tutta la parte. Intanto loro devono trovarlo, sto minchia di quadro. E hanno esplorato un solo edificio. Psst, manco tutto. In realtà. E poi a parte questo, c'è anche il risolvimento effettivamente del colpo. Quindi no, la prossima non sarà l'ultima. Comunque poi vedrete nei calendari. Devo ancora usare il sapone, ragazzi. È vero, ragazzi, manco di calendari. Domenica ci sta Escapia. Poi usciranno i calendari. Quindi nei prossimi giorni non mancate di seguirci sui nostri social. Perché così. Perché abbiamo delle live extra questo mese. Sparse. Qua. Allora, ragazzi, ora che l'allerta è 3, posso già risolvere gli effetti della meccanica. La maggior parte dei check. La maggior parte li effettuerete di default con svantaggio, perché cercherete di evitare di fare rumore, visto che ora avrete tutte o la maggior parte dei membri della gilda della mano agile intorno alla casa svegli, quindi cercherete di fare le cose in modo attento, ok, però allo stesso tempo evitando di fare rumore. Quindi per alcune cose, molti check, avrete svantaggio. Nel caso della furtività, no. Però in quel caso procederete molto più lentamente del previsto. Molto più lentamente. Cioè farete tipo un passo ogni tipo 20 secondi. Ci sta tantissimo, sì. Dobbiamo giocare di inventario. Sì, diventa più difficile. Bisogna giocare di inventario e di... Meno male che ho scelto incantesimi astrusi. Io il mio inventario lo sto svuotando piano piano, raga. Cioè, sto usando tutto quello che mi sto portando. La campanellina è stata bellissima. Bella trovata. La distrazione, il metodo più rapido è antico del mondo. Lanciare un sassolino dall'altro lato. Funziona. Ancora io ho la vernice rossa, le strisce di stoffa, il riservatorio di piede di porco, il piccolo martello, la lenza, i grimaldelli, la fune, la fialetta di vetro e schiacciarino, un cubo duro di metallo. Cosa vi siete lasciati dietro? Dietro vi siete lasciati diverse tracce abbastanza importanti. Prima fra tutte un qualcuno soggetto dell'incantesimo suggestione. Che si inizierà a comportare in modo sempre più strano, vista l'allerta e visto che lui attualmente non è interessato a cercare i suoi intrusi. E qui inizia a diventare già un po' più strana la situazione. Cos'altro vi siete lasciati dietro? Una porta scardinata. E purtroppo quello è un dettaglio che, per quanto lui possa inventare, appoggiare la porta e dire determinate cose, avrà la sua rilevanza. Però non avete ucciso nessuno. Non siete ancora stati avvistati, o meglio, quando siete stati avvistati avete messo fuori il gioco. Ma Duish è ancora vivo. Sì, è privo di sensi, ma vivo. È nascosto, però potrebbero trovarlo. È un po' piano piano sta diventando una corsa contro il tempo. Quindi Regori ha persuaso chi investigava su Duish in modo tale da guadagnare tempo. La chat è decisa così. Quindi per il momento il problema Twitch non esiste. Per il momento. Quanto a Helix, chissà dov'è, chissà se è arrivato.
Sì, ma c'è una cosa, non ha le chiavi per entrare. Oh, ma deve entrare! Io ho rubato e non mi fanno entrare! Ho rubato e non mi fanno entrare! Porco dirlo! Va bene ragazzi, allora io spero che vi stia divertendo. Io ogni sessione la trovo sempre più esilarante al cardiopalma delle altre. Stavolta abbiamo avuto un piccolo assaggio di piccolo fight. È stato abbastanza. Sei stato molto fortunato, Biancolatte, perché ci sei arrivato dritto dritto. Dritto. Questo tizio iniziava a urlare intrusi. L'allerta passava direttamente a 4. Tanto furtivo. A livelli bassi, il furtivo è. È vero. È veramente un toccasana a livelli bassi. È veramente un toccasana. Sto. A me dispiace per il gatto. Dai, il gatto, cioè, proprio. Boh. Cioè, tu devi cominciare a fare cose utili invece di fare schifinchiate. Povero gatto. Io non posso fare niente. Apprezziamo l'inventiva, Felix. Però deve essere utile questa cosa. Ma notate che io non faccio una cosa normale. Cioè, in tutte le campagne cerco le cose più strane. Aspetta, però. Non avete pensato una cosa? Poteva avere senso che il gatto comunque potesse essere un pericolo. Perché vi ricordo che qui nei dintorni c'è un mutaforma. Esatto, io infatti quello che ho pensato è che questo gatto del merda, scusate, quello ho inventato ragazzi, gatto fittizio, fosse il mutaforma. Infatti che ho fatto? Infatti io controllavo, all'inizio appena l'abbiamo trovato, ho controllato la lanterna e la rivelazione, pensando sì, che rivelasse questa cosa, però invece no. Quindi ho detto minchia, in qualche modo però sto gatto. Infatti che ho detto io. No, non lo rivela comunque la lanterna e la rivelazione. No? No, non lo rivela. Infatti l'ho guardato. Perché non è un'illusione. Se lui fa l'incantesimo alterare se stesso, allora sì. Ma proprio muta forma, squama il suo corpo. Proprio. Esatto, è una cosa naturale. Una cosa naturale, giusto. Quindi appena abbiamo visto il gatto, la prima cosa che ho fatto è guardare la lanterna. Ho detto minchia, che palle, non lo fa. Vabbè. Infatti, se voi fate caso, che cosa ho detto? Buttalo dalle scale, buttalo dalla finestra. Cioè, non l'avevo pensata. Sono felice di aver creato proprio quest'ansia. No, era un comunissimo gatto. Beh, io non so se avete notato. Comunque, sto arruolando anche il Biancolatte in relazione anche a voi. Siccome ho visto che alcune volte, non seguite bene i piani. Quindi, alcune cose, alcuni tratti, non le dico a voi. Come è successo del corvo, perché altrimenti ve la sgamate 3 minuti, secondo me. Sì. Dopo che ho detto, ragazzi, non ne sentirà corvo questo. Però effettivamente non so se possa diventare. Forse rimane sempre umanoide, può essere. Non lo so. No, è proprio mutaforma come cosa. No, giusto, non potrebbe diventare un gatto, perché comunque deve mantenere la sua taglia. Allora, sì? Il gatto era un vero gatto. Era un vero gatto in ogni caso. Però no, non pensavo. Vabbè, sti cazzi. In ogni caso, ragazzi. Sarebbe stato carinissimo, però. In mutaforma vorrebbe essere chiunque. In mutaforma sarebbe un polimorfo a Twill, scusami. È un po'. Mamma mia. Se fosse così, Ma voi ancora non sapete. Ancora non sappiamo niente di tutto questo. E posso vivere con l'ansia queste sessioni. Cioè, proprio vero. Io sudo e sto. Il mutaforma. Ah, Dusk è una donna. Da capelli rossi. Ricci. È una donna. Dusk è una donna. Ma secondo me non è affatto la tizia che è andata a letto con Alex. Secondo me non proprio, perché non aveva l'atteggiamento da capo. Anche se Borraccia aveva ragione. T'immagini. Anche se comunque Walid, diciamo che ha descritto questo Dusk come ok, uno qualunque, però non aveva specificato se fosse. Cioè, se fosse donna, avrebbe saputo. Forse ti aveva anche spiegato che era di rango veramente basso e che comunque stavano sempre tutti incappucciati, se per questo non ti ha manco descritto coso come si chiama, Dwish? Sì, vabbè, perché ha descritto che era con la spesso mascherato, cose. Forse perché non ha mai visto Dusk, quindi avrà pensato boh, sarà un tizio. Potrebbe essere. Per me sta venendo su un'avventura bellissima. Mi sto divertendo veramente tanto a quel senso di rischio. Che... Mi piace. Poi pure sto tizio lo potevate mandare a fanculo, potevano succedere un sacco di altre cose. Sì. No, attualmente non ha senso buttare merda alla gente qua dentro. Allora, sto tizio gli avrebbe regalato un palazzo.
quasi reale a Dusk per il quadro. Quindi arrivati a questo punto, vabbè, ma noi non infamiamo la volta dorata. Però, però potevate decidere di andare in accordi pure con... Ma noi l'abbiamo fatto un accordo, nella sua testa un accordo ce l'ha. No, no, nel senso ce paghi tu e te diamo il quadro. Prima di andarcene... Ce ne emigriamo nel Kalimshan. Prima di andarcene ci sarà un verso del corvo. Non vi preoccupate. Va bene, ragazzi. Va bene. E allora, che dire? Che dire, che dire? Noi ci vediamo domenica, ragazzi, per Escapia, ultima puntata del mese, attenzione, del mese. Puntati sempre. E poi aspettate nei prossimi giorni il calendario, nuove cose, ci vediamo mese prossimo al play, ma vi daremo nuove informazioni presto. Quanto prima saprete tutto, e niente, poi aspettate il calendario perché ci saranno delle live extra questo mese, vero Embil? Extracurricolari, saranno delle piccole live extra, dato che comunque il 21, che è la domenica del play, noi ovviamente non ci sarà live perché saremo lì, e quindi recupereremo in qualche modo, in qualche cosa, in qualche posto, in tutti i luoghi. Magari c'è salta una sessione in più di Escapia rispetto a Golden Bolt, oppure magari ne mettiamo magari una martedì, insomma, comunque vi aggiorniamo, ci confronteremo tra di noi e vi faremo sapere col calendario. Facciamo la live su floppy disk. Live in DVD, se la vuoi la devi acquistare. Come la seconda stagione di Mario, ai VHS. Okay, sì, è la quinta stagione di Lodge, fatta in DVD. Immagini. Bene, ragazzi, siamo in chiusura, grazie per essere stati con noi, grazie per il supporto, Braccio, ci sono ringrazi. Sì, due ringrazi al volo, grazie a Noce Diada per essersi unito al tavolo per la prima volta, un calorosissimo benvenuto, benvenuta, grazie mille Noce Diada, e ringraziamo anche Andre 5078 per i suoi 4 mesi, ciao a tutti, ciao anche a te Andre, grazie mille, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e grazie anche a te, Felice dei Wikiroll SRL. Grazie a voi ragazzi. Grazie mille. E dunque... Signori, ci si vede domenica con Scoppola e mercoledì con nuovi rischi. Dice Scoppola per 10 ore. Sì, sì. Con nuove situazioni strane che ci capiranno su Golden Bolt mercoledì prossimo. Quindi, da Amber. Il gatto trucidato purtroppo da... Me l'hai rubato. Lo stavo per dire io, giuro, l'avevo pensato da prima, tutto il gatto voglio... Gatto fittizio, ovviamente. Fittizio. Corvi fittizi abbassoliti. Corvo! Il tizio che guarda i cani. Per lui. Comunque sto meme del Dumbledore e poi tutti i meme... Tutti sì. È quello più longevo del sì, canale. Sì, è vero. È sempre così. Ma come si chiama la live che hai detto all'inizio? Ah! No, l'ho proposto. No, era che, un'altra cosa. Che avevi detto? Qualcosa di Volt. C'era una Volt. C'era una Volt. Va bene. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. A domenica. Ciao. Buonanotte. Ciao. 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 Ciao.